Eh. Ah devo togliere il wifi se no qua non mi parte Ecco Oh Non me ne ero neanche accorta Perché non si sa perché mi funziona meglio i dati che la wifi Vabbè E avrei la fibra Ok niente I commenti degli amici li leggo dopo Devo andarmi a cercare anche sul gruppone. Eccomi. Oh, mi sono trovata la prima. Proprio. Bao, micio micio. Eccola, <ride> signora Gabri. Buonasera. Tiziana, buonasera. Steffi, buonasera. Vi vedo, eh. <ride> Vi vedo tutti. Alessandro, buonasera. Aspetta. Alessandro, mi hai fatto venire in mente che devo staccare le cuffiette. Ormai come ti vedo mi vieni in mente, <ride> Stefle, Sara. Buonasera. La, la donna del, dei segnetti malefici. Buonasera. <ride> la Tami, la vedo, ti vedo. <ride> e niente ormai è una cosa automatica come leggo Alessandro Marazzi mi viene in mente stacca le cuffiette <ride> Anto buonasera Nella buonasera Ivana ciao buonasera Steffi Angelica buonasera <ride> Maura buonasera Patrizia Tamara ah siete arrivati tutti insieme <ride> Ok, ce l'abbiamo fatta stasera. La faccio stasera perché domani sto un pelo incasinata e allora. Ma la live la voglio fare comunque. Valentina, buonasera, benvenuta! E quindi ho deciso di posticiparla solo questa settimana perché c'è la sagra da frittata e ci devo andare con l'ambrogia. <ride> Sì, perché di solito al venerdì hai ragione, Stefi. È solo che ho spostato tutto per andare alla sagra. Eccola l'Ambrogia, ma è pure apparsa. Ciao, Ambrogia. Vuole <ride> un po' mela per le cuffiette, vero? <ride> Santi, buonasera. Irene, buonasera. Ci siamo tutti, voi là siamo già 26, proprio... <ride> Ci siamo fiondati tutti insieme. Quando vai da mamma mi porti con te dove regna la pace. Eh, Quest'anno non ci vado, cioè sono già andato a Pasqua, basta avanza. Quest'anno non salgo. La frittata piace pure a me. Eh, prendi una valigia, mettaci dentro la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Eh, parti, vieni qua e ti portiamo alla sagra della frittata c'è c'è l'ambrogia c'è eccola oh amore io ho subito una domanda ieri sera una ragazza mi ha detto che ogni notte o quasi va in lucido e non sa come fermare sta cosa perché si sveglia sfinita se si sveglia sfinita non va in lucido va in astrale Il lucido è un'altra cosa esce in astrale involontario e è un po' complessa la situazione perché per non uscire in astrale non mi ricordo che pietra si utilizza. Devo andare a vedere nel mio grimorio. Poi te lo so dire, e aiuta anche a non uscire in astrale. Prendere eventualmente una melatonina, che tanto è roba naturale. Grazie, buonasera, <ride> ambrosia. Non dire che ti vendichi chiamandomi Befana. Tu sei comunque l'Ambrosia nazionale. Sì, 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 dammi lunedì ci sta l'Ambrosia tempestata di domande. Così. Perché ho voglia di romperle le balle più del solito. Ah, ho fatto croc. Gabriella, buonasera. Figlia, buonasera. Sì, sì. Come mai di giovedì la diretta? Perché domani, lo dicevo prima, andiamo io e Erika alla sagra della frittata, e, qui e quindi dovevo anticipare, perché sennò mi perdevo la sagra. Ah, allora, questa settimana ho spostato di un giornino. Bene, che peccato, i lunedì non ci sono. Perché non ci sei? Dove stai? Non Dov vai. Dove vai? Con chi vai? Un fiorino. <ride> Ci manca la pami, perché non ci sei? Infatti l'ho detto anch'io. Questo. Ok, grazie. Ma ora ricordami il discorso del legno d'olivo: il legno d'olivo serve appeso a una parete per non far passare entità defunte da quella parete. Dov'è appeso? <ride> non c'entra nulla con le nostre uscite personali. Anto, buonasera, come sempre, ovvio Ambrosia Eccolo Mi si è trasformato in un anime manga il figlio <ride> È uscito da un fumetto Japan <ride> Si è fatto nero A casa? In che se... Hai detto che non ci sei, che, sei, che... non ho capito niente pam. Guarda tuo fratello putativo come si è fatto <ride> Così. Non ho voglia di sentirti cantare con il tuo moccione a trans. Ora l'ho capita. Perché io e l'Ambrosia cantiamo insieme sempre. <ride> no, il nano è passato. Ecco l'altro. L'altro, però è nero naturale. <ride> tu sei tinto? Lui è nero naturale. Ti batte. Ma che <ride> vero? Amore della mamma, mm. <ride> No, che se mi appicchi le unghie qua me, <ride> metterà fuori la carne. <ride> allora, e Erika dice: A posto, ci mancava. Brandon <ride> Gabriella, che figo, sto figliolo. Ciao, <ride> Pa'mela, ti saluta. Ciao, fratello, Aspetta che l'ho persa. Ciao, fratello, putativo, buonazzo. <ride> Buonasera, Elena. No, i ditini adesso no, scordatelo. Stefania dice: Wow, oh, che bel ragazzo, sta molto bene. Thanks Daniela, ciao Brandon con la E maiuscola. Bisogna ricordare. E anche Irene ti saluta e saluta anche te, Salci. Devi salutarli. Fanno ogni tanto. Che loro Ti salutano sempre. L'ho comprato adesso sto mouse. Ciccia, sfasci tutto. I due figli mi fanno una strage. Ah no, funziona. Va già bene. Ciccia, ah, ciccia, ciccia, il e vuole di il D. Di... ciccia. No ciccia, no no, le unghie nel mio petto, non me le conficchi Dammi quel dedino mm. Così stai, stai ripreso ma non mi puoi nemmeno prendere il dito oh, Muore della mamma L'ho bloccato <ride> Buonasera Maura <ride> Mettilo sul divano ah. che lui adesso se la scialla nel suo angolino in alto Simba! Aspetta sì. eh, Simba, certo. altro che Simba! Simba! E in effetti tu un Simba. po' con la scimmia, quella che tira su Simba! Ce sei, eh, col macaco. Ciccia, prenditi sta mossa! Gianella! è eh, salciccia, salciccia volante tanto salciccia vola anche da solo salta sulle spalle sulle teste salta dove capita ciccia mi hai conficcato un'unghia qua eh ha detto che sono affari tuoi perché potevi non prenderlo l'hai preso e ora arrangi codino tatone invece chi se ne frega proprio splat si sì, tatone tatone se ne frega di tutto ma oh, povero Tatone, stava dormendo! Oh, no, era svegliato! Dai, Aia, pure balle. tu fai male con le unghie, però, eh! <ride> Ciao, Patri, <ride> Me Tatino, ma tu gli istinti di sopravvivenza meno 45 ce Oh, Amore, tatino, cosa t'anguscia! Tu... No, non ci sta bene in braccio, non è come ci dice che non ci vuole stare! Non ci sta volendo. Lo so, sta guardando la telecamera, ora! Ecco bravo, vai, Tatino, saluta i fan. Sta allungando uno zampino. Lui è quello buono. Dei bambini in casa. Vuoi perché io? Beh, il più buono è Tatino. Tatino poi vieni tu. E quell'altro è il più delinquente. Rapecicciolo, buttami la coda. Sempre alla finestra sta. Che casino che fate. Io voglio Tatino. Tatino è una marmottina messa lì. Ora sta lì. Lui è buono, pacifico, tranquillo. No, ma Pamela, non so se hai notato il, il, la mia emoji che ho messo qua con il microfono lanciato in tuo onore e tu poi mi dici che lunedì non vieni. Io che ti penso quando metto gli adesivi. Pensa quando ci sarai anche tu, <ride> ma <ride> con l'Ambrocia la, noi facciamo sempre casino. Ci devi vedere quando cantiamo in macchina a squarciagola. Non mi fido e fai bene. Eh no, volevo dire. <ride> eh, ma in macchina ci viene bene perché abbiamo l'autoradio di sottofondo. Esatto Ale. Ho già messo in scaletta un paio di canzoni. Poi voi non lo sapete, ma con lei appena ci parte in testa qualcosa, io gli sparo una parola, lei capisce al volo la canzone anche se è del 1322 quella canzone e mi viene dietro. Se dici così pam non viene. Le canzoni di D'Angelo Tutte le sappiamo! Ecco, vedi, non dimmi, guardo qualche figo corean style. Non puoi. Va bene. Come va bene? Va bene. Ah, perché pensavi di essere tu il figo corean style? Io lo sono. Non è che pensavo, no, no, io lo sono. No, sei più Japan corean, però va bene in ogni caso, non rompreva. Vale. <ride> altro che sarà banna. esatto. Io faccio l'uomo gatto perché ci aveva la faccia da tonto era ciciotto. Sono perfetta per fare l'uomo gatto. <ride> <ride> che silenzio! Non so che dire. Ma nessuno dice niente, nessuno scrive. <ride> non ce l'avete? Qualche domanda? Un argomento faccio? Ste live per fare qualche domanda e chiacchierare parliamo di tutto tranne che di paranormale. Ecco, Ambrosia, Ambrosia. <ride> stai brava tu? Se no, ti canto le canzoni di t'azienda no, a modo mio, no. <ride> ti prendo a cervoni e eh, se ti <ride> sento cantare uh. Tu ti hai zitto, non dare ragione a tua sorella. <ride> Gli do ragione. Lo voglio anch'io per me. Lo Cosa c'entra che la faceva Enrico Papi? L'uomo gatto era uno dei partecipanti, uno dei più famosi. Non hai visto le puntate? Dove vinceva quasi tutto l'uomo gatto? Eh, Ti devo fare lezioni di tutto. Hm aspetta che me sale tutto voi state parlando troppo Come non parlavate per niente mo parlate troppo voglio un rito per far andare via la voce <ride> pensi che te lo do? lo trovo io non ti preoccupare dei chi? dei tazenda. <ride> tu hai detto del grimorio ma non lo hai da pubblicare tu che hai detto del grimorio ma non lo hai da pubblicare no, il grimorio mio non lo pubblico perché ci sono anche cose antiche che non posso divulgare. E ciao, buonasera. Se non fai il bravo, vengo giù. Che vuole? Che ha detto vuole? che se non fai il bravo, arriva. Per cosa? Boh, che ne so, lo sai. Prendi ci fuori pure te. Tutti! Fratello, aiutami tu. Qua il fratello picchia tutti. <ride> non toccarmi oh? azienda per quello che gli detto. Qua ah, il tuo fratello picchia <ride> tutti. Poi dopo, ruba i rituali antichi e se li in tasca. Si, rompi le palle. <ride> ok, picchio anche a te. Specialmente. La cosa ne pensi degli antichi siti archeologici di Stonehenge? Ecco, guarda Stonehenge, rispetto a tante altre idee strane che si sono fatte in giro per il mondo. Realmente qualcosa di particolare. I monoliti di Stonehenge hanno un'insediatura, un posizionamento che è davvero praticamente impossibile per l'epoca in cui si presuppone che sia stato innalzato. Molti si chiedono. Per, la, per le piramidi, soprattutto quella di eh, Cheope eh, nella, nella Valle dei Re eh, e via dicendo, ma in realtà ci sono state mille mila teorie che potevano spiegare come, anche semplicemente con delle rampe di terra poi ripulite alla fine. Invece, per quanto riguarda Stonehenge, a parte che la datazione è veramente antichissima, eh, non c'è nemmeno un'ipotesi, perché anche ipotizzando il discorso delle leve che si faceva come ipotesi circa 30 anni fa, anche 40 quando andavo alle elementari, non avrebbe senso perché quei massi sono talmente mastodontici, soprattutto quelli messi in orizzontale anche con un sistema di leve stiamo parlando di anni in cui esisteva solo il legno per eventualmente costruire qualcosa sarebbe impensabile che gli antichi avessero potuto innalzarle così quindi stonehenge è tra i siti che secondo me ha più segreti da svelare rispetto a molti altri considera che io sono una che crede fermamente nell'esistenza un tempo dei giganti, giganti terrestri che non hanno nulla a che vedere con le boiate aliene e dal mio punto di vista con Stonehenge che tra l'altro si trova a nord vicino, vicino no, ma relativamente vicino a dove un tempo ci fu l'Emuria dove a Lemuria appunto ci stavano i giganti secondo il mio modo i Miei studi e il mio modo di, di vedere, diciamo, eh, certe creature esistite o meno nella nostra storia, quindi io l'aiuto, addirittura la creazione da parte di esseri umani terrestri, definiti giganti, non la escluderei. Peccato. Brandon difende la sua sorella. <ride> sì, l'uomo gatto. Mamma mia che ricordi. Vedi che qualcuno se lo ricorda l'uomo gatto. A rompere le palle. Bravo, e condividi con me. <ride> e poi ricordatevi anche di me. Zidia, tu che devi fare la renna alla prossima vita, <ride> donna del, dei segnetti malefici. <ride> ma che si scricchia il collo come me, E eh, ma perché. Sì, prima... Io te lo dico sempre che siete uguali. Prima mi sono scrocchiato il collo. Perché... Sì, ma anche lei fa quel lavoro lì che fai tu. Che sembrate l'omino di latta del mago di oggi. Sì, sì è questo? Sì. Ciao Sabri! Li hai visti i monoliti in Sardegna? In effetti i monoliti sardi sono molto molto simili come tipo di struttura e di... Anche di posizionamento al sito di Stonehenge, ma devi considerare anche che anche in Sardegna ci sono storie antiche che riguardano i giganti, lo sai meglio di me. Noi, noi, noi dicono che Stonehenge, che Stonehenge sono anche portali. Guarda, la gente in giro per il web, poi parla di portali e non sa nemmeno cosa significhi. Alcuni chiamano portali le uscite dal mondo dei morti, altri chiamano portali quelli che dovrebbero essere degli Stargate, quindi da un mondo all'altro nella stessa dimensione, altri ancora chiamano portali i varchi dimensionali lì bisogna anche un attimino capire cosa intendano di volta in volta perché sono tre cose diverse <ride> anche la sardegna è antichissima ma poco studiata poco studiata ma più che poco studiata molto soffocato ciò che è stato trovato nel, nella storia ne, ne, nelle ricerche archeologiche via dicendo perché perché comunque siamo il paese che ospita la religione catto cristiana che ci tiene tanto a non farci sapere certi ritrovamenti ecco qui il complottismo c'è davvero sì c'è lo sdane sardo infatti dovrebbe essere al centro esatto della sardegna o sbaglio ora non ricordo la posi il posizionamento geografico preciso comunque c'è eh, tutta una serie di indizi che portino a pensare che in Sardegna ci siano stati un tempo proprio i giganti. E per la maggiore non hanno capito che cosa siano i portali, ma infatti gente che dice che la wigia apre portali, gente che dice che il pendolo apre portali. L'altro giorno qualcuno mi ha chiesto se i tarocchi aprivano portali, perché <ride> Ora la WiiA, essendo una roba inventata presumibilmente per tentare di colloquiare con i fantasmi, anche se lo sapete, dal mio punto di vista non funziona e non serve una mazza, anche se è bellissima come pezzo di arredamento, però ci potrebbe pure stare, che magari potrebbe aprire un portale di condivisione proprio tra la nostra terza dimensione materiale e la quarta dimensione animica, ovvero il mondo delle ombre, il mondo dei morti. Ma perché il pendolo? Perché i tarocchi? Perché la candela accesa per ringraziare l'universo o altre mille mille cose? Non hanno senso questi discorsi che si leggono in giro per il web. Sono delle bagasciate uniche. Ciao Rita, buonasera. Purtroppo il web è veramente pieno di informazioni sbagliate e di gente che... Quando non sai, inventa. Ciao, topo. E quando yeah. non inventa, scopiazza pezzi a destra e a manca, non capendoli e utilizzandoli come risposte. A Sorgono, non lo so, non mi ricordo l'ubicazione precisa. Mi um, avete messo in trip la Stonehenge Sarda. Mm -hmm. Allora, i menir di Goni si chiama ah, ah, ah. ed è, l'avevo letto un po' di tempo fa, ma io con la geografia non mi ricordo mai una mappa. Per essere educati, allora nel parco archeologico di Pranumatedu. Chiedo perdono per la mia pronuncia a tutti i sardi in ginocchio sui ceci. Allora, si trova sì nel parco archeologico di Pranu Matteo, però non so dove sia. <ride> Lavoravo da una vecchietta che mi disse che da piccola, mentre era al pascolo per ripararsi, si era rifugiata in una grotta e si era spaventata perché c'erano ossi e teschi enormi. Ma non solo lei, tantissimi anche operai di alcuni lavori, ancora negli anni 30, 40 e 50, eh, in alcune cave di carbone, appunto come per esempio vicino alle parti tue, vicino a Carboni, eccetera, Proprio operai delle cave avevano trovato certi resti, ma poi purtroppo siamo sotto l'egemonia religiosa e sono magicamente spariti tutti. Un altro nel mio paese ha trovato uno scheletro gigante. Aspetta che l'ho perso. Lo ha ricoperto per non portargli via il terreno. Anche quello c'è di problema Ma quello è il minore dei problemi Perché il terreno non glielo avrebbero portato via Avrebbero preso tutti i resti E poi li avrebbero portati In qualche museo okay? Ma alla fine li avrebbero comunque fatti sparire Quali potevano essere secondo te le funzioni Di queste costruzioni antiche E giganti costruzioni Ma guarda Lì bisognerebbe Considerare le culture dei popoli primordi, cioè non le culture antiche che conosciamo noi del tempo dei Romani, del tempo dei Greci, degli Etruschi, che già degli Etruschi cominciavano ad andare in un campo dove si conosce poco, ma eh, proprio alle origini o delle prime, dei primi stanziamenti di esseri umani. Quindi un'unica razza umana che poi si è espansa per tutto il resto del pianeta o ancora di qualche razza precedente alla razza umana. Nel caso di Stonehenge, per esempio, sono convintissima che sia antecedente all'arrivo all dell'uomo Erectus e quindi di, di quel progenitore che noi conosciamo come. Uno dei primi ominidi a camminare appunto in maniera eretta, dei giganti in Sardegna ne hanno parlato anche nella trasmissione Freedom con Giacobbo e eh, non lo so perché io non ho la televisione da una marea di anni e non guardo certe trasmissioni. Comunque, cioè non guardo proprio le trasmissioni in tv, non ho la TV, <ride> non la guardo, però eh, diciamo che la voce del popolo e, e la voce della storia, le antiche leggende della storia narrano tutti dei ritrovamenti appunto di, mh, diciamo, eh, indizi che questi giganti, specialmente in certi luoghi che non sono solo la Sardegna o Stonehenge, ma sono per esempio anche la Patagonia, sono per esempio anche il Madagascar e moltissimi altri, oltre a leggende anche di altri popoli, seppur non ci siano dei ritrovamenti, ci sono delle leggende antiche che narrano dell'esistenza di alcuni giganti, dal Giappone alla Cina, dall'Indonesia alla Russia, dovunque nel mondo. Ora, popolazioni che hanno delle culture completamente diverse, che nascono da dei ceppi genetici completamente diversi e che in tempi remoti non si sono nemmeno mai incontrati. Come fanno ad avere la stessa radice di descrizione e leggende con creature o con esseri viventi molto molto simili nelle caratteristiche o nel comportamento e via dicendo? Ci deve essere un punto da cui è scaturito tutto: un punto di verità. Le tombe le tombe dei giganti del mio paese, aspetta che ti perdo, poi ti faccio vedere, io ci sono entrata varie volte, al centro si sente un'energia pazzesca, immagino sì, le, le tombe dei giganti le ho viste su internet e nei documentari, purtroppo non sono mai riuscita a entrarci, però immagino che ci sia un qualcosa di particolare, anche perché insomma se consideri che un essere umano di quelli nostri, come noi, a volte riesce a irradiare delle vibrazioni energetiche potentissime a seconda di vari criteri, puoi immaginarti un essere che è 10 volte noi, quanta vibrazione e quanta energia in più può far scaturire. Sarebbe bello farci un bel giro in Sardegna tutti insieme, ma magari. <ride> magari. Giacobo parla sempre di questi argomenti. Lui, tra l'altro, crede molto nel mondo dell'invisibile. Non l'ho mai seguito, ripeto, ma non per cattiveria. A me è anche simpatico come personaggio Giacobo. È solo che, non avendo la televisione, non seguendo i programmi TV, se non sono programmi che si trovano anche sul web, su YouTube in maniera gratuita, eccetera, non li seguo. Ecco tutto lì. Io non ho Pay TV, non ho Netflix, non ho Team Vision, non ho. Eh, come si chiama quella? Rai Play? Tutte quelle robe lì a pagamento. Io non ce l'ho. E, e quindi non le guardo. Viene anche la Renna, vabbè ma tu giochi facile, però Renna la chiamavano Rudolph. Ora la chiamo Rudolf. Rudolfina. Ti chiameremo Rudolfina perché sì perché ho deciso che Rudolfina ti sta bene perché Rudolf era la reina di Babbo Natale quella che c'aveva il naso rosso, e ecco allora Antonella, vedi per quanto riguarda i Nefilim io Considero quella parte dei Vangeli, peraltro apocrifi, del racconto, della narrazione dei Nefilim, al contrario di tutti i complottismi che sono in giro per il web. Ovvero, io non considero i Nefilim come o degli alieni giganti che mm, sono stati poi descritti anche come... come che si chiamano? Oh, quelli sumeri Mi sfugge il nome adesso O oh, come dice la Bibbia Figli di angeli e donne umane e via dicendo E poi c'è chi crede che siano degli mix alieni E tutte quelle boiate lì Per me quelle lì sono tutte boiate Dai da, da Vangeli Apocrifi Alla Bibbia normale All'Antico Testamento quel, Quei pochi accenni Alle teorie sugli alieni giganti E quant'altro Semplicemente c'è stato un periodo, secondo me, nel quale l'antica stirpe, l'antica razza dei giganti era ancora in vita, ma era terrestre, meramente terrestre. Era una razza prima di noi, punto. E i primi umani si sono incontrati. Da lì è stato portato avanti nelle varie leggende poi umane. Il ricordo di quella razza incontrata che, però, nei secoli quella razza si è praticamente semiestinta o comunque scomparsa dalla visione umana, e ne sono rimasti e cambiati anche poi i vari dettagli di bocca in bocca, perché purtroppo i racconti orali non sono mai precisi. I racconti orali vanno a cambiare nel corso proprio. Del viaggio tra una bocca e l'altra, ognuno ci aggiunge un particolare, ce ne leva un altro, tanto che alla fine <ride> cambiano completamente il senso. Però ecco quando ci si trova in mezzo a una radicetta che è uguale e che è da tutte le parti, allora vuol dire che quella radicetta arriva in mezzo al marasma delle puttanate che ci hanno inventato sopra, c'è cioè quella postilla che fa parte dell'antica realtà. Nel mio caso un naso bello grande, beh, anche Rudolf non è che ce l'avesse proprio piccolino, eh, non ce l'aveva alla, fra alla francese. Comunque, io sembro mi spighi, parliamone. C'è una nappa che paro Carlo Verdone. Se non ti ho visto il video di Dida dell'esplorazione con voi, mi è piaciuto un sacco. Sì, perché registravamo in contemporanea, sia io. Che candida! E invece, Pamela scattava foto, Brandon mi si arrampicava a fare qualche filmato dove io non riuscivo a fare la scimmia. E poi abbiamo smistato i materiali e tutto il resto. Quindi, lei ha pubblicato tutta la parte registrata da lei. E io dalla mia parte ho pubblicato tutta quella registrata dalle mie attrezzature. Però è stata una bellissima giornata, una bellissima esperienza. E Dobbiamo rifarla da qualche altra parte, prima o poi le riacchiappo Alla madre, alla figlia, piace al papà, alla mamma e alla figlia, te maraviglia, te maraviglia, questa è proprio vecchia. Eh? E se qualcuno arriva in famiglia, te maraviglia, che bontà. Sì, sì, Pami, la dobbiamo rifare da qualche parte. Dobbiamo trovare qualche altro posto interessante soprattutto da filmare e poi da andarci ad indagare sono troppo belle queste escursioni <ride> lo so che non volevi la canzoncina del te maraviglia ma te l'ho cantata lo stesso ringrazia che era corta perché era una reclam <ride> tu poi te la ricordi sei vecchia come me niente <ride> niente è che se oddio, io ho ricordi di alcune reclam che però sono uscite quando io non ero ancora nata quindi non so come faccio a ricordarmele <ride> ma me le ricordo venite qui da me in Sardegna e faccio il cinghiale <ride> se dici che fai il cinghiale viene mio marito di corsa <ride> a lui piace il cinghiale a me no <ride> Esatto, questo intendo, Probabile che siano esistiti veramente, che poi di bocca in bocca cammino le cose, ma una verità c'è, esatto, è lo stesso pensiero, lo stes la stessa idea proprio che ho io. Certo che la ricordo, ma cantata bene. <ride> Vabbè, adesso non mi posso ricordare precise, precise Paris, anche le parole di una reclam degli anni 70, mi pietà. No, anzi che papà ha paura. <ride> Ha paura dei cinghiali? Questa non la sapevo Pam ha paura dei cinghiali? Rispondetemi Voglio saperlo Perché non lo sapevo sta cosa? Ora me ne approfitto <ride> Mi vendico della rana che faceva l'elicottero Un'amica mi ha mandato su Telegram Un film che si intitola Podware Risale agli anni 90 E racconta di un bimbo nato albino con i superpoteri. Tra l'altro, alcune scene sono molto molto toccanti e significative. Ad esempio, un uomo ha sparato a una cerva morente e me sale tutto. State un attimo, fermi. Voi lo stufato di cinghiale state fermi, a cuccia. una cerva per di Il protagonista albino toccando la cerva morente. E toccando l'assassino, ha fatto sentire all'uomo il dolore che stava provando la cerva. Hai visto anche tu questo film? Mm, no, sono sincera, no. Comunque, da quello che hai descritto, credo sia un film sulle facoltà ESP. Ora, le facoltà ESP, per quanto rientrino nella ricerca del paranormale, sono comunque delle capacità intrinseche dell'essere umano. Non è nulla. <coughs> che arriva da fonti diciamo eh, entatiche o magiche e quant'altro però mh, mi ha incuriosito ora poi mi, mi appunto il titolo ora poi niente me lo appunto adesso perché poi mi perdo il commento podware <ride> oh eh, penneware altro che podware mm -mm -mm. e poi me lo cerco perché poi mi incuriosisco su queste cose allora andiamo no faccio il cinghiale anziché la renna tu pensi sempre a mangiarmi non scherziamo io adoro i cinghiali mi sa che è lei che ti mangia il stufato ecco appunto l'ha detto nel video che ho visto stanotte ha detto che ha paura dei cinghiali beh visto all'improvviso in mezzo a un bosco non è il massimo, giusto se è incazzato L'altra sera ce n'erano tre, qui nella piazzetta dietro casa mia che si facevano i cavolacci loro e loro passeggiavano. Ma qua ce n'è sempre. C'era anche un lupo una sera. La madre è stata colpita da un fulmine prima di metterlo al mondo. Quindi anche in quel caso lì <coughs> non ci stonerebbe il fatto che una grossa scossa elettrica possa aprire le percezioni e le capacità ESP. Ho sentito male, chiedo venia. Sei Telegram, te lo inoltre. Ma in realtà ce l'avevo io Telegram, ma poi non l'ho mai usato. Eh, però ce l'ho un account da qualche parte. Ma non lo uso mai io Telegram. Anche perché non lo so, non, ci sono allergica, non, non riesco a, a gestirlo. Non riesco a cercare le cose, non riesco a farci un tubo su Telegram. Oltre al fatto che c'è pieno di complotismi. Ma mi sono segnata il titolo, sicuramente lo trovo anche in streaming da qualche parte. Inoltre a me, ecco c'è la PAM, puoi inoltrarla PAM che magari lei lo sa so usare, Telegram io no. Io per certe cose uso i social come Facebook perché ci sono da una vita e quindi lo so usare. E perché faccio girare magari i miei video, eccetera. Uso YouTube. Per fare i video, gioco un pochino su TikTok facendo l'imbecille ogni tanto, così tanto per passare il tempo. Poi, appunto, ce l'ho, c'ho Telegram, c'ho Twitter. Cioè, beh, Twitter lo uso per, per parlare con quelli che comprano i miei libri in Giappone, perché li scrivo anche in giapponese. E quindi su Twitter lo uso più che altro per collegarmi a Giappone e all'Asia. Mm. Ce li ho tutti, Instagram ce l'ho ma non lo uso mai, non lo apro neanche perché non mi piace, mi annoiano vedere le foto, mi annoia del, della gente. E... Chi è che ha suonato a quest'ora? Che sono le 10. Se non è ma non credo che sia partita di casa per venire a sbucare quella mia. Ambrogia, sei ancora online? Chi è che viene alle 10 di sera? Mo. Vabbè. Chi che sia, qualcuno aprirà. Se per me non ci sono. E se per me manco sono in live. Ma infatti è sparita da, 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 dalle chiacchierate. Conoscendola. Niente di più facile che possa apparire. A mo di evocazione qua nessuno mi dice niente a meno che non era qualche amico di mio figlio ma alle 10 di sera boh boh sto scaricando le basi per lunedì però dicono solo che proveniamo dall'evoluzione delle scimmie oppure hanno parlato anche dei giganti ma chi ma noi non proveniamo in ogni caso dai giganti anche ammesso e non concesso che ci sia stata la razza gigante sul pianeta Terra era una razza a sé stante noi non abbiamo la loro genetica è come dire sul pianeta ci sono le galline e ci sono gli opossum ci sono entrambi ma non sono legati geneticamente gli uni agli altri Chiara buonasera Boh, chiunque fosse non lo scoprirò mai. Sarà roba per mio figlio, sicuro, perché se non scopro chi è che ha suonato vuol dire che è roba per mio figlio. Altrimenti me chiamavano. C'è l'attimo di silenzio parla agnesi. Tanto guardo una cosa, <ride> ogni tanto mi arrivano notifiche astruse. Ah, ah, ah. <ride> oh, qua. partono tutti insieme. Aiuto. <ride> che giorno fa a letto, mi ero appena appisolata e la sveglia è volata a terra con forza. Premetto che la metto nel comodino sempre lontana dal confine. Beh, guarda, lì poteva essere sia un'entità defunta, semplicemente defunta, che voleva farsi notare. Potrebbe essere qualcuno del piccolo popolo. Loro li fanno sti scherzacci di lanciare gli oggetti o, o di farli sparire. E... Di solito. Il defunto impiega una marea e mezza di energia per fare una cosa del genere Quindi se la dovesse fare è proprio perché ci tiene al 3.000 per 1.000 a farsi notare Altrimenti non lo farebbe Invece il piccolo popolo, essendo creature vive e vegete, gliene frega niente E fanno anche questo tipo di dispetti, spesso e volentieri Io conosco persone che vengono da altri O... Oh. Mazzamureddu, ora mi traduci tutto, ma tutto anche io conosco persone che vengono da altro perché non ho capito cosa intendi. Quindi il piccolo papà si muove, non sta solo nei boschi, sono vivi, possono andare dove vogliono, solo che eh, normalmente si trovano sempre dove ci sono. Eh, luoghi naturali, però può succedere che frequentino per diversi motivi anche alcune case. La madre è arrivata è apparsa. Sto lavorando, forse è una novità. Tu lavori 24 ore su 24. Ah, ecco, io con il piccolo popolo da fare. Pazienza, ho preso un colpo ma poi ho ridormito subito. Così imparano. <ride> Figli della M, niente. Io stasera mi sa che sono stonata, non riesco a capire. Ah, ecco al bar, non con i tuoi soliti lavori inciucciati. Che stai fino alle 4 del mattino a lavorare sulle cose. <ride> Ma il piccolo popolo va spesso in giro, cioè, non stanno soprattutto in natura. Allora, il piccolo popolo normalmente sta in natura, però possono andare dove gli pare, quindi non, ha, non ne hanno regole, non c'è il vigile del piccolo popolo che gli dice di qua non puoi passare. E spesso entrano anche, anche solo per curiosità nelle case. Il mazzamurendo è un folletto sardo. Sì, lui lo sapevo, ma non avevo capito il discorso di prima. Cioè, quando hai detto... Io conosco persone che vengono da altro. E poi hai scritto figli della M. E sono nata in crisi, ma non ho capito una mazza. Poi ti spiego. Mi sa che è meglio. Io comunque abito a margine di un bosco, allora è facile, ancora più facile che ci siano da te. Ciao Marti. buonasera, perché di solito quelli gli dispetti che fanno appunto il piccolo popolo lancia oggetti, te li nasconde, <ride> della mia amica vacca praticamente. <ride> uh, uh, uh ma adesso l'ho capita anch'io ma io stavo pensando a cose serie non stavo pensando ai figli di Androcchia <ride> sì l'ho capita dopo a scoppio proprio ritardato <ride> me li nascondono sì non faccio piacere caramelline a volte lo fanno no, sono dispettucci non è che siano per loro è, è un po' giocare lo fanno anche per gioco Oggi a Venezia a 31 gradi Ti ho pensato Io a 31 gradi ragazzi Comincio a togliere uno dei due piumoni dal letto <ride> E tutto il giorno che leggo 30 gradi 28 gradi Oggi anche qua da me in montagna Eravamo 29 gradi Io stavo con la manica lunga E poi la maglietta sopra Manica corta E sotto c'ho cioè, tengo pure la canottiera <ride> Ancora Ancora <ride> Voi non avete idea di quanto io patisca il freddo? Credo di non essere nemmeno umana. Devo essere la reincarnazione di una lucertola. Io inizio a stare discretamente a 30. Il mio top è 35-36. Riesco a mettere la manica corta. Non la sera. A me capitava che mi spariva tutto, anche la sotto al naso. Tu mi avevi consigliato di mettere dei biscotti e qualche biciotteria, hanno smesso. Si vede che hanno gradito, hanno capito che glieli davi per loro e si sono rasserenati. Però ecco, loro sono creature vive e ognuno di loro ha il proprio carattere. Quindi c'è quello che... Si tranquillizza, c'è quello che ti diventa amico. C'è anche quello che è proprio stronzo nel DNA e continua a farti dispetti lo stesso. Non è che è proprio è come per gli umani, no? C'è il buono, c'è il cattivo e c'è anche lo stronzo, anche da loro, cioè sono creature vive. Il fatto che noi le inseriamo nel mondo del paranormale, che in realtà non sarebbe nemmeno. Loro non farebbero nemmeno parte del paranormale, loro farebbero parte di una categoria pseudoscientifica che viene identificata come criptozoologia. Allora siamo ancora in primavera, per essere chiari, eh? non rompiamo questi 40 gradi. Vai, vai in Finlandia e aspettaci là. Oh. Anche ad ore caldo, pur essendo già caldo qui da me, ho indossato le maniche corte oggi. Io ancora non ce la faccio. Quando mi alzo dal letto che fa già caldo la mattina, allora forse, forse riesco a indossarle. Nah, che comunque ho la finestra aperta, eh. non è che sto barricata in casa. Perché l'aria è piacevole, però ecco, non, non ho. Poi scusate, io ripeto, io posso anche capire che le persone patiscano il caldo, che alcune persone patiscano il caldo perché ovvio se io patisco così tanto il freddo esiste anche chi patisce così tanto il caldo e me ne faccio una ragione. Ma voi dovete considerare che chi soffre per il freddo, che soffre come voi per il caldo uguale. Non c'è un più e un meno, patisce le stesse identiche cose al contrario. Quindi, non riusciamo a toccare l'acqua, deve essere bollente, altrimenti, manco la faccia ce la laviamo. Mettiamo sette strati, dormiamo con 15 coperte, non riusciamo a spegnere i caloriferi perché sennò non riusciamo nemmeno a sciacquarci le mani per far da mangiare. Voglio dire, non è che proprio sia rose e fiori, eh. Oltre quello, voi ci avete il freddo e il fresco nove mesi l'anno. Noi tre mesi di cacca al caldo, quando va bene, che di solito sono due poi. Perché poi piove, perché poi si rinfresca, perché poi c'è vento. E il caldo vero e proprio, c'è proprio poco. E lasciatecelo con questo, poco. Cioè, che cavolo, <ride> per me in effetti, potrebbe essere un premio. <ride> Tu che soffri il freddo, non dovevi andare a vivere a Piora. Dove dovresti vivere ai Caraibi? Se avessi i soldi, ci andrei pure subito, eh. A vivere ai Caraibi. Ma purtroppo, c'è chi va dove lo porta il cuore. E a me mi va dove mi porta il lavoro, lo stipendio e la sopravvivenza. E <ride> mi. Nelle foto che hai fatto nelle ultime indagini dei cimiteri li hai ripresi, almeno mi sembrava di averli visti. Il piccolo popolo, sì, sono vivi! Ripeto, sono creature vive vegete. Per continuare la spiegazione sul piccolo popolo per piacere, stavi parlando della categoria criptozoologia. Sì, la criptozoologia è una scienza, o meglio, una pseudoscienza che va a cercare le origini. Di tutte quelle creature vive e vegete di cui narrano le leggende antiche. Quindi, la criptozoologia si interessa, oltre che del piccolo popolo, fate, gnomi, folletti, troll, drow e chi più ne ha più ne metta, anche di altre creature considerate mitiche. Dall'unicorno alla chimera, al grifone, alla Viverna, al drago all'Ongun, che sarebbe il drago cinese. A miliardi il gargoyle, il Lochness, eh, il Bigfoot. Ehm... Ce ne sono veramente un'infinità. Tant'è vero che addirittura già nel Medioevo solo per l'Europa erano stati stilati dei bestiari che contemplavano cose come 500-700 pagine e su ogni pagina c'era una bestia diversa. Ecco, la criptozoologia va a fare questo tipo di ricerche dalle origini ad oggi proprio su queste creature chiamate mitiche, mitiche, cioè rientranti nel mito, di cui non si hanno prove certe. Però seppur possano essere considerati, tra virgolette, paranormali, perché poi alla fine paranormale significa solo al di là del normale, ma il normale è semplicemente ciò che noi conosciamo, quindi tutto ciò che per noi è sconosciuto, in realtà, Può essere identificato come paranormale Però non sono delle entità Non sono degli spiriti Sono creature, vive, vegeta Vegete Che mangiano, corrono, ridono Fanno la cacca E tutto come noi Anche il freddo dura poco Niente neve quest'anno Sì però la temperatura è sempre comunque molto più bassa che alta Dani, siamo oggettivi Eh Prego Sabri comincia a fare freddo a fine settembre, fine ottobre, almeno io ti parlo di qua da me ma è ovvio che c'è la città più calda e c'è la città più fredda se vai a Trieste e vai a Palermo sono due climi diversi io ovviamente mi lamento oppure mi rallegro per la temperatura che ho qua sopra la mia di testa poi posso capire che se qui in montagna da me ci sono 35 gradi, a Palermo ce ne sono 47. Ma non ci posso fare niente, io voglio i 35 qui. Eh, C'è cioè sta poca fa. Ormai il clima sta diventando tropicale da qualche anno. Ma dove? Tutti che parlano di riscaldamento globale, che c'è più caldo, che qua, ma dove? Che è sto caldo, io non lo vedo. Che tra poco arriva la seconda era glaciale, a momenti che non ci. Una volta io a Genova, abitavo a Genova, sono nata e cresciuta a Genova. Si sente, ho cioè l'accento che sembra Gilberto Govi. Mi ricordo che con le amichette, quando ero ragazzina, 15, 16 anni, 14, andavamo al mare in comitiva. Noi ai primi di aprile già andavamo al mare, a volte anche a fine marzo, con le mamme che si incazzavano perché nei mesi con la R non dovevi prendere il sole secondo loro. E noi andavamo al mare a maniche corte e col costume. Adesso vacaboia è il 6 giugno, e io ho ancora due piumoni sul letto e la manica lunga, porco cane abate! <ride> Domenica scorsa ti ho pensato perché sono stata al cimitero e ho visitato tombe di parenti dopo anni. Ritorno a casa e per rilassarmi metto un po' di musica, ma non piace andare al cimitero. Esco fuori a fumare, ma a un certo punto non sentivo più la musica e quando entro in casa mi rendo conto che è stato abbassato il volume delle casse, che se non mi viene girato con le dita non puoi regolare il volume, ma nessuno lo ha toccato. Sai cosa? Forse a qualcuno interessava particolarmente che tu continuassi a pensare alla giornata. Magari temeva che con il rumore della musica tu ti deconcentrassi e cominciassi magari a pensare alla canzone che stava passando e via dicendo. A loro interessano molto i pensieri che noi mandiamo. In Liguria il clima era più mite. Ti manca il mare vicino. No, Gabri. Non mi è mai piaciuto il mare. Sono nata a Genova. Andavo al mare con le amiche perché purtroppo mi ci trascinavano così come anche andavo in discoteca. La ragazzina perché mi ci trascinavano. Ma non mi è mai piaciuto nel mare. Nella discoteca. La discoteca non mi è mai piaciuta proprio. Il mare, mi stanca. Non è che non mi piace mi stanca, io quando respiro troppa aria con la salsedine, arrivo a casa che sono in uno stato catacumbale, crollo sul letto e dormo per 24 ore, già sono una dormitrice da competizione di mio perché proprio mi sfianca invece qui dove vivo adesso, in montagna io mi alzo la mattina che proprio respiro a pieni polmoni, l'aria di montagna per me è, sal è salubre proprio, l'aria di mare mi, mi stancava, mi buttava proprio per terra le energie Verissimo, anch'io sono genovese e a maggio andavo già al mare. Stamattina qui pioveva e alle 17 c'era il sole moscio. Ma appunto, cioè, sto caldo che dovrebbe arrivare ancora, non è arrivato. <ride> Serena, buonasera. Più facile che potrebbe essere qualcuno mancato di recente oppure molti anni fa, è indifferente. È totalmente indifferente, per loro il tempo non esiste. Anche se per il web si legge cavolate del tipo che prima di reincarnarsi devono passare tot anni, tot mesi, che prima di farsi sentire devono passare 3, 4, 5, 9 mesi, che quando si muore ci si mette tot giorni per andare di là. Sono tutte cavolate. I defunti non ce l'hanno il tempo. Non esiste il tempo per loro. Pior che bellissimo! Tu ci sei stata. A proposito, tu ci dovevi tornare perché non sei tornata? Stefi, a rapporto! Io ti aspettavo qua. Mm. Ti sgrido poi. Ciao Maria, buonasera! È già un po' che non ci sentiamo, Mari. Come stai? <ride> L'ho pensato, chissà chi di loro è passato a trovarmi. E io sempre qua, sempre tra una live e l'altra Può essere sicuramente uno di loro Magari appunto ci vai poco Era già un bel po' che non ci andavi E forse ci tenevano particolarmente Che magari continuavi a pensare ancora un po' Nell'arco della giornata a loro Perché più li pensi e più gli arrivano energie Invece magari tu hai attaccato la musica proprio per distrarti E loro è come se ti avessero detto un ti distra, continua a pensare <ride> E tra tutti, mari, tra una cosa e l'altra si tira avanti e lo so. Ho il libro da terminare al momento. Devo finire di fare le foto. Sono in ritardissimo. La consegna era a fine maggio. Non sai quanto ti capisco. Sono in mezzo a 72.000 progetti da finire da terminare e tutto. Tra l'altro, uno è anche quello là di cui avevamo parlato. E, e sto a metà con tutto con il mio nuovo libro, con quel progetto, con un altro progetto, con una nuova trasmissione. Insieme con Giovanna con, con 50.000 cose oltre alla vita materiale, e quindi ti capisco, non sai quanto sono in mezzo a tutto e sono in ritardo, su tutto. Porco cane, ah, eh, vabbè. Si fa quel che si può. Sì, ma dai. Poi mi dici tutto. Mi dai queste notizie così ta. Un'altra bellissima esperienza. <ride> Io segno sempre il mio papà e la mia mamma. Sono sempre bellissimi più giovani, sereni e stanno benissimo di salute. Sì, Sammy, anche perché loro apparire appaiono o come preferiscono loro o come si ricordano meglio, poi di là effettivamente stanno bene. Quindi, anzi, apparirti in quel modo è proprio per farti capire che sono sereni e che stanno bene. Ho sentito che i defunti, anche se consapevoli della loro dipartita e se non morti tragicamente, il primo anno si manifestano poco. Allora, in realtà non è proprio così: non c'è una scadenza, come dicevo prima, non c'è un primo anno, un secondo anno, un terzo anno, loro possono manifestarsi o non manifestarsi per infiniti motivi, ma i principali sono quante energie hanno e quante energie gli arrivano e se vogliono o no manifestarsi, perché non è che tutti vogliano venire a, a fare i saluti di Natale, tanti continuano i loro percorsi e basta, quella vita è finita, andiamo avanti e andiamo verso la prossima, c'è un film di mezzo, incrociamo le dita, uh, assolutamente assolutamente anche proprio per, per l'altra questione tua ciao io ogni tanto sento e vedo qualcosa poi sogno persone che non conosco ecco eh, normalmente in effetti se uno ha dei canali aperti medianici quindi se in qualche modo è un ricettore medianico medium, volontario o involontario è facile che scorga o che Arrivi soprattutto in sogno o in visione, defunti che, che non conosce perché vengono perché è medianico, non perché lo conoscono. Ciao Lili, buonasera. <ride> Ma su YouTube è facile registrare: devi fare iscriviti, non abbonati. Iscriviti, abbonati è per gli abbonati eh, che seguono certe altre cose. Invece per partecipare alle live su YouTube basta che clicchi su iscriviti, è facile, c'è scritto proprio iscriviti nella, nel menu a tendina sotto qualsiasi video. Ora non, da qua non te lo posso far vedere. Nel caso dopo ti faccio vedere un, ti faccio un tutorial video dove c'è iscriviti, però quando finisce la live, spesso nei sogni mi raccontano le loro cose, esatto allora, i defunti, e questo qua è un altro mito che va sfatato perché sul web se ne leggono di ogni anche lì e io non so da dove prendano ste robe ma veramente a volte come medium da quando sono nata mi viene la gastrita leggere certe cose a volte in giro allora, i defunti hanno solo l'interesse che tu li pensi, li ricordi e li conosci in quel modo gli mandi delle energie. Quindi loro ci tengono semplicemente a raccontarti le loro cose proprio, a raccontarti come sono morte, a raccontarti come vivevano, come si chiamavano, eh, se avevano i capelli biondi, che faccia avevano. I loro racconti è l'unica cosa che gli interessa. Loro non appaiono per dire grandi segreti o per aiutarti in qualche scopo tuo della vita o altre cose così. Semplicemente perché ti appaiono, tu li pensi, in quel modo lì gli mandi energie, tutto lì. <ride> Un po' di volte ho anche visto e mi succede da quando ero piccola questa cosa. Proprio perché hai dei canali medianici aperti, esatto. <ride> ho notato che mia mamma, quando ci vediamo nel mondo astrale, se sta bene, o meglio, se vuole comunicarmi che è in forma in quel momento, mi appare indossando qualcosa di rosso, si serena perché eh, tu hai cominciato a capire che in quel modo comprendi cosa ti vuole dire e per lei è più facile dirtelo così. Beh, guarda, io credo che quando certe, a certe persone, quando certe persone iniziano a capire di avere qualche canale aperto, eccetera, soprattutto quando lo capisci man mano, ma intanto cresci nella nostra società. Un po' di paura, un po' di domande, un po' di tante cose. Uno se le fa ed è normale che sia così. Quindi ci sta. Io spesso sogno tecnologie avanzate e guerre con questi velivoli. Forse troppo influenzata da Star Trek, o ci può essere qualche motivo. Allora, eh, io per esempio, ho visto una mia vita. Ne ho parlato in qualche altro video, ma forse tu ancora all'epoca non mi seguivi. E, um, ho visto una mia vita che ho avuto reincarnica nel, due, nel 3030. Questo perché? Perché le reincarnazioni non hanno un senso eh, temporale. Noi nelle nostre reincarnazioni possiamo reincarnarci in qualunque epoca, avanti e indietro a saltelli, perché di là il tempo non esiste, non c'è la costante temporale. E quindi può essere che in parte mh, siano dei ricordi, magari di qualche vita futuristica, di qualche vita che tu hai già vissuto, la tua anima ha già vissuto, ma in un'epoca che rispetto a noi ora è futuro, poi quando l'ho detto a mia mamma, lei mi ha detto che anche il bisnonno t'ho perso, aspetta. Mm. Mm. Li vedeva e anche lo zio di mia mamma e sua figlia. Sì, perché la medianità molto spesso è genetica. Sve era ironico il tuo messaggio in cui dicevi che avresti fatto un video su come dimagrire. <ride> In realtà non volevo fare un video, ma volevo fare un post. Ma non era su come dimagrire. Era semplicemente se uno ha un'urgenza per il giorno dopo, per un paio di giorni dopo, era un modo per perdere in maniera veloce, nell'arco di 24 ore, due e anche tre taglie. Ma è una questione proprio di momentanea, non è una dieta per dimagrire. È semplicemente per perdere... Gonfiore subito sul momento, che magari può servire per una cerimonia o per un'occasione un particolare. Eh. Prima del Covid io sapevo che sarebbe successa una catastrofe mondiale, ma non sapevo cosa. Sognavo un forte terremoto e poi, dopo un paio di mesi, c'era <coughs> il Covid. Beh, diciamo che eh, per quanto riguarda il discorso delle veggenze. Molto spesso Che poi non sono neanche veggenze In questo caso qua sono oracoli Infatti si chiamano sogni oracolari Ma non sono mai Non sono dei veri e propri oracoli Cioè sono La tua anima già sapeva cosa sarebbe successo Perché la tua anima dall'oltre ha visto Mille mila <coughs> Cose Di queste vite E quindi probabilmente Ti saliva dall'anima Questa sorta di ricordo che poi il tuo cervello rielaborava, e te lo faceva sognare in quel modo: cioè ti faceva capire che ci sarebbe stato un casino, però non ti faceva capire cosa di preciso meglio. Il tuo cervello non riusciva a connettersi con l'anima e a capire cosa. E allora, per farti capire che comunque era un casino, ti faceva sognare un terremoto. Oh, matrimonio a fine mese spara subito. <ride> ma dov'è? Mi sono persa la strada. Mi sa, no, non l'ho più fatto. <ride> non l'ho più fatto perché lo volevo fare come post scritto ma poi mi sono resa conto che molte persone potevano fraintendere o potevano farlo in maniera sbagliata allora per evitare di creare magari problemi di salute a qualcuno ho evitato proprio di fare il post di che buonasera sì perché sul, sul gruppo bisogna andare a cercare Io a volte mi cerco da sola Ci metto un quarto d'ora Sveva non mi ricordo Ma l'avevi già detto È possibile ripetere la vita Che si sta vivendo adesso Perché ho l'impressione che ho sbagliato tutto E ho tanti rim rimborsi Si può rimediare Ripetendola intendo Sì si possono fare Dei loop reincarnici Ovvero rivivere la stessa identica vita Magari con Qualche postilla differente, ma proprio poca roba. Normalmente, i punti dove noi abbiamo fatto degli errori sono quelli dove abbiamo dei déjà vu. Considera però una cosa: il fatto che tu dici che credi di averla sbagliata non significa che tu l'abbia sbagliata. Noi sostanzialmente in queste vite veniamo a fare delle, delle lezioni, dobbiamo imparare delle lezioni e molto spesso queste lezioni sono esperienze negative, non positive. Quindi se tu hai avuto delle mazzate in questa vita, è più facile che tu l'abbia presa nel modo giusto. Il succo è quello. Pure io sono che i giganti sono spariti, ma questi non spariscono mai, <ride> ho un battesimo il 16 prossimo, <ride> allora, grazie mille. Mi ha fatto bene sentire queste risposte, perché a volte mi sento l'unica, mi sento sbagliata. Assolutamente, credimi, non sei l'unica, semplicemente perché io sono nata così e quindi lo so bene. E sbagliata assolutamente ma nemmeno per scherzo anzi gli sbagliati sono gli ottusi non perché non vedono ma perché non danno neanche eh, non, non accettano nemmeno l'ipotesi che potrebbero esserci persone come te come me come tanti altri è l'ottuso chiuso nella sua mentalità che è sbagliato non chi apre la mente cerca di capire invece cosa hai intorno, a prescindere da quale sia l'argomento, <ride> è un piacere rimorsi. rimorsi rim sì, sì, ma i rimorsi fanno parte della, del tuo concetto: di dovevo fare qua, dovevo fare là. Ma non è detto che lo dovevi fare. Magari invece la tua strada era proprio questa. I rimorsi ce li abbiamo tutti. <ride> Chi più, chi meno ce li abbiamo tutti, ma il rimorso fa parte di ciò che speravamo, che volevamo noi come esseri viventi, non le nostre anime come percorso. Tagliana, buonasera, Cristina. Io pensando ai miei déjà vu avevo pensato fossero punti cardini della mia vita, non errori. E in realtà sono invece degli errori commessi nello stesso loop reincarnico, quindi tu hai già vissuto questa vita e in quel momento avevi sbagliato la direzione da prendere. Il fatto è che noi esseri umani terrestri siamo anche inconsciamente molto egocentrici, siamo convinti che ci siano degli dèi che ci amano. Per quale motivo? Non si sa, facciamo anche schifo come razza, ma noi siamo convinti di quello. Siamo convinti di essere quasi al centro dell'universo e per lo stesso motivo siamo anche convinti che il nostro, tra virgolette, senso della vita, quindi ciò che noi dobbiamo portare a termine in questa vita terrena, debba essere per forza un qualcosa di importante. Ma non è così. Io potrei venire in questa vita terrena, faccio un esempio, e le lezioni che devo imparare. Quindi le, la mia evoluzione in questa vita potrebbe essere: provare l'esperienza di rasarmi una volta di capelli a zero, provare l'esperienza di salvare un gatto dalla strada, provare l'esperienza di inciamparmi in un buco. Fatte queste tre cose, io ho superato queste tre tappe. Ho fatto ciò che mi ero prefissata di fare. Non siamo tutti delle Madri Teresa di Calcutta o degli Adolf Hitler o dei Mahatma Gandhi, quindi non abbiamo tutti degli scopi e delle, dei fuochi fulcri del destino estremamente importanti. Molte volte le nostre lezioni che abbiamo scelto sono delle, per dirla alla fantozzi, cagate, pazzesche, però le dobbiamo fare. Se devo fare l'esperienza di mangiarmi un capello E invece me ne accorgo prima E lo levo, lo sputo Non ho fatto quell'esperienza Quindi magari ho un déjà vu Dove invece il capello me lo mangiavo Ecco, a quel punto lì il capello me lo dovrei mangiare In teoria Per un periodo vedevo un uomo seduto Sul divano di casa mia Tu non sai che paura E non so mai con chi parlare È vero quello poi è una questione anche caratteriale, eh? Io sono sempre stata una faccia da culo tremenda, nel senso che ho sempre detto a tutti cosa vedevo, cosa non vedevo, non me ne fregava niente. Se mi credi bene, se non mi credi, no, è il mio problema. Questo anche la bambina, eh? anche quando mia madre mi diceva ma pianta di dire cavolate io non sono cavolate io continuo a dirle tu pensala come ti pare <ride> ancora adesso che ho 80 anni quando tocco il parlare di quelle che vedo che non vedo mi dice non me ne parlerà a me che non lo voglio sentire eh. <ride> se ne va <ride> Però eh, è una questione caratteriale. Ci sono moltissime persone che vivono esperienze paranormali in un verso o nell'altro, ma poi proprio per colpa della società ottusa che ti sfotte quasi, no? Come se, fossi, come se tu fossi matto rispetto a loro, non rendendosi conto che sono loro a essere chiusi. Eh, tante persone. Avendo paura del giudizio degli altri Si chiudono e non riescono a parlarne con nessuno Ed è pieno, eh È più difficile trovare una persona con la faccia come il culo come la mia Che non gliene frega niente, lo dice E che a me il giudizio delle altre persone non è mai interessato Nemmeno per come mi estivo. Si vede, ho cioè i capelli verdi Fate tutte e tre promossa a pieni voti Tempo fa ho preso da te il ciondolo con i nodi del destino, mi spieghi un po' meglio di cosa si tratta per piacere? Mi aveva attirato molto, ma allo stesso tempo sono un po' timorosa nell'indossarlo. È un eh, come te lo posso spiegare? È un attrattore dei tuoi nodi, cioè ti porta, ti aiuta ad arrivare alle tue tappe. Tanto quelle tappe le devi fare perché se non le fai e avevi scelto di farle, torni di nuovo in questa vita, la fai tutta da capo: una, due, cento, mille, duemila, diecimila volte. Tanto per l'anima il tempo non esiste. Finché tu quelle tappe non le superi. Allora vai avanti con altre reincarnazioni e altre cose da, da apprendere e da. Da vivere Per cui Quello aiuta a farti arrivare prima Da un nodo all'altro E a Cercare di risolverli questi nodi Io sto sudando comunque Altro che maniche lunghe Beata te che te ne vuoi di Purtroppo io invece il contrario Ovvero credo di essere stata un'assassina O qualcosa del genere perché finisco sempre in situazioni di cattiveria e di malignità. Cercano sempre di farmi fuori, soprattutto in ambito lavorativo. Beh, aspetta, allora, intanto stai confondendo un po' le cose. Non è che se hai fatto una cosa nella tua vita passata, in questa fai il contrario, eh. Nel senso, se nella tua precedente vita eri un serial killer, non è che adesso un serial killer ti ammazza. C'entra niente. Sono scelte che tu hai fatto di vita. Che poi puoi anche essere stata un'assassina. Ma non c'è mica una punizione. Se un'anima decide di voler provare l'esperienza di essere uccisa da un assassino, ci deve essere anche un'anima che decide che in quella vita deve far l'assassino. C'è sta poco a fa, altrimenti. Come lo trovi un assassino che poi ti uccida per fare l'esperienza di essere uccisa da un assassino? Puoi parlarci un po' del pendolo. Il pendolo è una struttura di veggenza, normalmente si entra in sintonia, prima di tutto si deve essere già in sintonia con la pietra del pendolo, perché pietre ce ne sono tantissime con cui si fanno i pendoli, e poi ci sono quelli in ottone che sono quelli per la radiestesia, quindi sono legati principalmente ai disturbi di salute degli altri e non vanno fatti sulla tavola, ma di solito vanno fatti proprio sulla persona. Comunque, a parte la radiestesia, che è un localizzatore di blocchi energetici, di malattie, di punti chiusi del sistema nervoso e di tanto altro che riguarda però il fisico, invece i pendoli di minerale, quindi di cristallo, di, di, che che sia, dall'oialino all'ametista, alla, unachite, all'occhio di tigra, qualsiasi minerale possibile e immaginabile, e svolgono però più delle funzioni veggentiche quindi ci vuole la loro tavola che è come la Wii con le lettere col sì e no eccetera poi ci vuole tutto un rituale che però adesso è lungo da spiegare non mi metto a spiegarlo in live eh, per legarlo a noi per farlo entrare in sintonia con noi e per insegnarci come il pendolo a noi risponde perché a te può dire sì in un modo a me può dire sì in un altro non c'è uno status fisso, <coughs> e quindi c'è tutta una serie di allenamento e di rituale di legamento al tuo personale pendolo. Allora, forse i miei non sono déjà vu perché io vedo immagini di persone che non avevo mai visto, e poi anni dopo le incontro. Per questo parlavo di punti importanti della vita. Ah, quello lì. È un discorso che bisognerebbe approfondire in maniera differente. E ti dirò di più, ho studiato per un periodo questa casistica perché è successo ad altre persone anche e non ho ben chiaro il motivo del perché accada, però accade. Devo fare delle ricerche in merito più approfondite, ma non c'entra nulla con i déjà vu. Levei dei pendoli, la mia gatta streghetta ha giocato con quello che ho, ma si è rotta la punta. Come posso prenderlo se ce l'hai? Sai che al momento non so nemmeno. Avevo qualcosa, ma non ricordo cosa. Mi sembra che avevo solo quelli in ossidiana. Se non sbaglio. Se ce l'ho qua, te lo faccio vedere. Non so nemmeno se ce l'ho qua. Perché di solito tengo tutta la roba... Mm. Uh -uh. Uh -huh. Te lo devo cercare. Allora... Sì. Niente, non lo trovo. No, mi sa che non ce l'ho qua. Devo avercelo nelle scatole di sotto. E, niente, mandami un appunto in privato, Serena. Che così appena lo trovo, ti mando la foto entro domani e ti spiego bene tutto. So che ce l'ho, ma mi pare di avere solo quelli di Ossidiana. Però ci devo guardare, ci devo guardare bene. Prego, Sabri. Ciao, Fabiana, ma esiste un modo per scoprire se hai saltato alcune tappe? Normalmente. Per tutto l'arco di questa nostra vita, quando una situazione era una delle tappe, si ripresenta di nuovo uguale. Cioè, mi spiego, se una delle tappe era che dovevo comportarmi in un certo modo quando ricevevo un paio di corna, proprio per farla semplice, e invece io sbaglio e mi comporto in maniera diversa. Al prossimo ricevo di nuovo le corna, al terzo ricevo di nuovo le corna, la terza volta dovrei capire che devo affrontare quella situazione in maniera completamente diversa. Di solito nell'arco della vita i punti che non abbiamo superato si ripresentano, magari con un'altra persona, in un altro posto, ma eh, l'andazzo della situazione è sempre uguale. Ecco, mi stavo guardando la storia di Kerry che è raccontata su YouTube. Sì, lì diciamo che di paranormale in realtà c'era solo la questione della detta di José che diceva che il fantasma di Kerry l'aveva poi perseguitato per tutti quei 30 anni, e quindi alla fine lui aveva deciso di costituirsi proprio per quel motivo. Ripeto, come ho detto anche nel video, non so se. Eh... Fosse la sua coscienza il fantasma di Carrie o fosse realmente il fantasma di Carrie? La mamma di Carrie, Caroline, sosteneva che conoscendo la figlia era possibilissimo che fosse proprio il suo spirito. A mappa meraviglioso, grazie. Buonasera, Elena. E la prima volta che ne parlo, poco prima che morì mio marito, circa 30 anni fa, una notte dormivamo, ho sentito una voce in corridoio di donna. Mi sono... Aspetta che l'ho perso. Mm. Mi sono svegliata con il pensiero di aver fatto un sogno, ma poi si è ripetuto per tre volte, e a quel punto mi sono alzata di scatto, e devo dire molto impaurita, pregando questa voce di andarsene. E così è stato, ma dopo poco tempo è morto mio marito, si è suicidato. Ho pensato da allora che poteva che poteva quella voce di donna avvisarmi? Non lo so, può succedere questo? Sì. Allora, può succedere che fosse un accompagnatore della morte perché quando il suicidio è una cosa, diciamo, distinto quindi che ne so sono su un ponte sono triste sto pensando e a un certo punto mi viene il raptus e mi caccia da sotto lì può succedere che non ci sia nessun accompagnatore della morte e che anzi io finisca per rimanere lì come una pera perché magari non mi ricordo nemmeno cosa è successo ma quando invece il suicidio è una cosa premeditata, quindi ci pensi da più tempo, allora il discorso cambia, allora anche di là c'è tutta una preparazione. Quindi ci sono anche gli accompagnatori della morte che in qualche modo cercano sempre di avvisare chi è intorno alla persona che deve venire a mancare. Questo che sia suicidio, che sia malattia, che sia vecchiaia, indistintamente. Quindi poteva benissimo essere appunto un accompagnatore della morte poteva anche essere una qualche anima legata a te o legata a lui che voleva semplicemente avvisarvi di cosa sarebbe accaduto perché, perché per i defunti il tempo non esiste e loro sanno già presente, futuro e passato indistintamente terza ipotesi potrebbe essere che una delle tue guide noi in generale abbiamo tra le 5 e le 7 guide a testa Possa essere uno di quegli spiriti, uno di quelle entità che vengono definite come avvisatori della morte. Il più famoso in assoluto, proprio per antonomasia, è appunto una donna che viene chiamata nel, nel folklore nordico, nel folklore soprattutto irlandese, come Ben Shee, ma che comunque ce l'hanno anche altre varie culture, un personaggio simile. Che è proprio una donna che urla o parla poco prima che un componente della famiglia venga a mancare. Ho avuto diverse idee da piccola, ora non ne ho più. Può darsi che i, le tue scelte e i tuoi nodi erano più concentrati proprio nell'età infantile. Io ce l'ho il tuo pendolo di ossidiana, lo adoro. E sì, infatti quelli dovrei avere ancora. Devo però cercare nelle scatole di sotto. Oggi mi è arrivato il palo santo. Meno male che ti è arrivato, Sabri. E io ho passato prima. Ce l'ho lì. Tra l'altro, me ne hanno mandato a me due pezzi che penso che mi dureranno per un anno. Questo è quello che mandano a me personalmente. Mio, diciamo. No, dov'è? È qua. Mm. Ma voglio dire. È da tonnellata. <ride> Mi durerà nei secoli e secoli. Amen, comunque, vai, tanto che io lo passo quasi tutti i giorni per un motivo o per l'altro. Quindi, erfa, è così. Quindi non capire le reali intenzioni delle persone che incontriamo e rendersi poi conto di essere state ingannate potrebbe essere una lezione da capire anche, beh ovvio, non sempre, non tutto, cioè, allora, noi viviamo una cosa come grosso modo tra gli 80 e i 100 anni ormai al giorno d'oggi, lasciando perdere incidenti e, e decisioni di farla finita prima. Ma la media, diciamo, mondiale è tra gli 80 e i 100 anni. E in questo lasso di tempo delle nostre vite, noi in realtà facciamo un'infinità e mezza di esperienze. Dalla perdita di un capello a un mal di pancia una sera a due volte a correre in bagno ad aver vinto la lotteria della sagra della porchetta ad aver ballato con nonna al suo compleanno, noi facciamo tante di quelle esperienze che alla metà bastano. È ovvio che non sono tutti fulcri nella nostra esistenza, in tutta la nostra esistenza, i fulcri possono essere due, tre, cinque proprio quelli che se vogliono ammazzare in queste vite 10 ma poi basta quindi tutto il resto il contorno la strada tra un nodo e l'altro fa parte semplicemente del percorso esistenziale che può cambiare può var variare anche a, a seconda delle nostre scelte ti ho scritto in privato su messenger ti avevo mandato anche delle foto che ho fatto con un'amica ma sai allora Serena, a me mi scrivono 500 milioni di persone alle quali normalmente poi non riesco nemmeno a rispondere, anche perché, appunto, qualcuno mi manda una foto. Qualcuno... Io non riesco a fare analisi alle foto e quant'altro in privato. Non per te, eh, parlo in generale perché non ho il tempo materiale. Se dovessi mettermi a seguire. Tutte le persone che mi scrivono in privato per una foto, per un video, per una domanda, per una cosa, mm, dovrei stare 24 ore al computer solo a rispondere a loro. Io non lo tengo sul cellulare Messenger, lo leggo solo la sera dal computer e quindi normalmente rispondo solo o a chi ho detto io di scrivermi, allora me lo cerco o... Se sono questioni di vendita dei miei libri, di vendite di oggetti, eccetera. Per tutto il resto dico sempre, se potete fate dei post sui gruppi, magari mi citaggate. Allora, io Facebook ce l'ho sul telefono e quindi a Facebook rispondo tranquillamente anche dal telefonino, magari quando sono fuori, eccetera. Invece Messenger no, proprio perché non ho il tempo materiale di stare dietro ai messaggi privati e li uso solo o per questioni meramente lavorative o per sentirmi con le consorelle quando dobbiamo decidere un qualcosa della congrega, e eccetera. Quindi può essere che magari sei scorsa via insieme agli altri, se non te la, la prendo, ma non riesco davvero a stare dietro anche a rispondere a cose che mi verrebbe più comodo invece a rispondere in un post pubblico che non in privato. <ride> quindi può essere che sia andato nel caso mandami un ciao mandami qualcosa che così ti ritrovo anche perché tu non hai idea di quanti messaggi mi arrivino nonostante continuo a dire che non seguo le persone in privato che non, non faccio questo tipo di eh, cosa e che quindi non mi devono scrivere per farmi una domanda ma semmai che facciano un post eccetera mi scrivono lo stesso in 50.000 e quindi poi tanti vanno a finire nel dimenticatoio ovviamente non ce la faccio Invece, se come adesso te l'ho detto io, mandami due cose, scrivimi due cose, ti trovo e ti rispondo. Addirittura in due gruppi dove stiamo anche con le mie consorelle, ci sono persone che hanno fatto dei post sui gruppi, poi, visto che magari non erano approvati nel giro di un'ora o un'ora e mezza, me andavano in privato uguali perché volevano la risposta. No, non funziona così. Ora qua no, qua io sono ospite e per carità non c'entro nulla, però se mi taggano rispondo, ma non sono in amministrazione. Ma eh, in gruppi dove sono in amministrazione, se il tuo post è ancora in aspettativa, vuol dire che per ora non ti può rispondere nessuno, non serve che lo mandi in privato per avere prima la risposta, <ride> anzi il contrario, è la volta che proprio non ti rispondono più. <ride> Questo in generale su tutti i gruppi. <ride> Ecco allora, mi è successo con i matrimoni dove per due volte mi sono capitati i mariti con problemi psichiatrici, visto che nella prima volta non avevo capito bene alcuni miei errori, passaggi, mi si è ripresent ripresentato con un secondo dove ho capito dove sbagliavo. Ecco, è proprio quello il senso: cioè ti torna la stessa cosa, anche se con un'altra faccia, con un'altra persona, eccetera, e tu devi agire in maniera diversa dalla volta precedente se vuoi cercare di. Sciogliere quel nodo, esattamente quello. Ti ringrazio, finalmente ne ho parlato con chi non mi prende per pazza. Ma ci mancherebbe, Elena? Scherzi, ma perché sogno sempre mio papà che piange? È venuto a mancare da poco più di un mese. Può darsi che siano solo sogni psicologici i tuoi. Allora, è un altro problema, Antonella, che abbiamo in tanti, abbiamo perché siamo esseri umani, quindi ce li abbiamo tutti questi pensieri. Quando sogniamo qualche defunto, partiamo sempre dal presupposto che sia il defunto, ma non è così. In tanti defunti, quando vengono in sogno, appunto non piangono e nemmeno ridono, perché il defunto mantiene tutti i suoi sentimenti. Ma non ha più le emozioni, quindi non è più triste, non è più felice, non è più sorridente, non è più allegro, mantiene solo i sentimenti. Quindi chi amava continua ad amarlo, chi odiava continua ad odiarlo, ma non ce l'hanno gli exploit eh, delle emozioni. Boh, molto spesso invece li sogniamo emozionati in qualche modo perché. Siamo noi che pensiamo, anche magari senza rendersene conto, a qualcosa. Il pensiero normale di quasi tutti noi vivi vediamo la morte come una cosa triste. E in qualche modo ci autoconvinciamo che quel poverino è morto, ma in realtà il morto sta benissimo. Non c'è niente di cui essere tristi. Triste lo sei e devi fartene una ragione, non perché poverino è morto, ma perché a te manca quella persona, perché tu non la puoi più vedere, tu non gli puoi più parlare, allora sei tu la poverina che ti è mancato qualcuno, non tu tua, eh? sto facendo un esempio ovviamente, ma noi inconsciamente abbiamo quest'idea intrinseca del poverino è venuto a mancare, che lui, quello che è venuto a mancare di poverino non c'era niente. Quindi il nostro cervello la rielabora quasi come se secondo noi adesso il defunto è triste perché è di là, ma lui da di là ci vede lo stesso, ci sente lo stesso, a lui non gli manchiamo, è lui che manca a noi. È una questione proprio di sogno psicologico di riflesso, come se fosse su uno specchio. Riflettiamo sul defunto che stiamo sognando. Le nostre emozioni. Allora concentriamoci sul pendolo. <ride> sì, sì, Serena, ma te lo cerco, è solo che c'ho le scatole di sotto perché qua non mi ci stavano tutte le scatole, allora c'era una parte di sotto. Devo andare a vedere dov'è e ti mando la foto. Ti dicevo di mandarmi un messaggino perché così ti ritrovavo prima sul Messenger, mica peraltro. <ride> Io avevo sognato il mio babbo dieci giorni prima che morisse. Era insieme a mia nonna, ma non era né triste né altro, molto sereno direi. In quel caso, l'immagine di tuo papà che stava per morire era solo un'immagine. Chi invece te l'è venuta a dire che sarebbe successo quello che dicevo prima, che molto spesso vengono, viene qualcuno ad avvertirci, è stata probabilmente proprio tua nonna. Era tua nonna che è venuta a dirti a breve verrà con me e te l'ha fatto capire facendoti vedere quella scena. Cosa vendo? Ma io, eh, allora, io a volte ho determinati eh, oggettini, tipo appunto pendoli, pietre. Qualche volta faccio qualche talismano. Però sono tutte cose che quando le faccio poi faccio vedere che le ho fatte. Non sono cose, diciamo, che le ho sempre. Se no, normalmente io scrivo libri. Sono scrittrice e scrivo libri che sono in vendita in tutte le librerie online e da tutte le parti. Se cerchi su Google, Sveva Molinaro, libri, ti vengono fuori tutti e nove i libri che ho pubblicato finora. <ride> Allora, il discorso delle costellazioni familiari riprende un po' tutto ciò che è legato al discorso vibratorio del tuo albero genealogico. Quindi è un collegamento solamente con quella parte del destino che è legata proprio al tuo albero genealogico, al tuo DNA materiale, non alla tua anima. Io trovo più utili... Dal, dal mio punto di vista più che le costellazioni familiari le matrici del destino perché le matrici vanno invece a scavare proprio sul viaggio che ha fatto la tua anima anche se poi ci sono insieme pure i contorni diciamo genetici del, della tua vita attuale lo trovo un po più completo la matrice rispetto alla costellazione familiare sì sì no ma è roba lì appena riesco a scendere ci guardo non è un problema se è stata una diretta molto interessante ma non reggo più la stanchezza ci mancherebbe Nella ti auguro una serena notte e l'auguro la anche a tutti voi buonanotte Nella anzi grazie per esserci stata sì anche secondo me era mia nonna sì sicuramente molto spesso ci vengono ad avvisare solo che lo fanno in mille modi diversi non c'è un modo standard a volte è una tua guida a volte è un tuo parente a volte è un accompagnatore della morte a volte addirittura qualche animale Soprattutto gli animali volanti che vengono ad avvisare. Quindi è difficile. Di solito lo capiamo sempre dopo che la cosa succede. Bellini Sveva più che palo santo quelle sono due racchiette da tennis. Ma infatti, poi mi ha mandato un albero intero. Ma tu riesci a vederli o a percepirli? No, io li vedo proprio faccia a faccia. Li vedo in real. Anzi, molto spesso li vedo proprio come se fossero materiali. Tant'è vero che per la strada a volte mi confondo, penso che siano vivi, e invece sono defunti o al contrario, magari penso che qualcuno è un defunto e invece è vivo, perché ogni tanto non ci capisco manco più niente. <ride> ci sono dei piccoli dettagli che a volte aiutano a capire se uno è un defunto o no. Esempio numero uno, mi vedo passare uno per casa mia, a meno che non abbia chiamato l'idraulico, sono sicura che è un defunto. Oppure eh, vedo per la strada qualcuno che non è vestito propriamente con quest'epoca. Ovvio che a meno che non ci sia una rappresentazione storica lì nel paese, vuol dire che è qualcuno di un'altra epoca, quindi un defunto. E molto spesso... Ho notato che quando li vedo materializzati non gli vedo un pezzettino. È difficile da spiegare. esempio vedo una ragazza, la vedo intera che passeggia e tutto, ma magari gli manca il lobo o gli manca un dito o mm, ha un alone quasi trasparente sulla faccia, però non è sempre visibile. Se questa cosa, per esempio, ce l'ha sotto all'abito, sotto al cappello, non la posso vedere quindi non è proprio un punto di riferimento. Ma se viene un animale ad avvisarci, lo vediamo fare qualcosa? Possiamo riconoscere in qualche modo l'avviso? Allora, intanto bisogna essere abbastanza ferrati nel comportamento di quel tipo di animali. Però, si sì, dipende da come, eh, per esempio, se c'è una persona, per, questo perché è capitato da poco e ne ho parlato con un'amica proprio da poco tempo. È un po' di giorni che arriva un uccellino, mai visto e conosciuto, e va a picchiettare sulla finestra di una persona anziana che viene tenuta da questa amica e ci picchietta sul vetro. E poi se ne va, picchietta sul vetro e poi se ne va. E io a questa amica gli dicevo: Non so quanto possa durare quella persona per cui lavori perché mi sembra proprio un avviso di questo uccellino che dal niente arriva, picchietta sul vetro e se ne va. Quindi mi sembra proprio che ti stia avvisando di questo: lei non è del, del campo eh, diciamo paranormale. E infatti mi dice: Come posso scoprire? Io gli dico: Guarda, l'unico modo per poterlo scoprire adesso che sai che potrebbe essere e vedere come va a finire con la persona che accudisci, non ce n'è altri modi. È una persona che sta male, è anziana, quindi, comunque, però eh, è, è l'unico modo. Cioè, tanto, non c'è un modo poi per evitare che questo accada. Per cui, l'unica è stare lì e vedere come va a finire. Ma guarda Antonella, io ci sono abituata, sono nata così, bello per tante cose, assolutamente sì perché sarei bugiarda a dire di no, ma a volte è estremamente stressante, estremamente pesante, alcune volte non si presentano proprio bellissimi e quindi insomma fa anche un po' schifo, proprio sono sincera col cuore e... Ci sono i suoi pro e i suoi contro anche quando si hanno de determinate capacità diverse. Non è tutto pro e non è tutto contro. Secondo me, al di là del tuo dono che è potente, le entità vengono perché sei troppo simpatica. Sì, con voi sono simpatica, con loro. L'altra notte, mentre dormivo, deve essermi venuta a rompere le balle qualche entità ma io dormivo e io quando dormo divento di un antipatico ma di un antipatico che so che a un certo punto io non me lo ricordo ma sono sicura di averlo fatto ho preso e devo avergli lanciato il cuscino dietro perché la mattina ho trovato proprio il cuscino ai piedi del letto come se lo avessi scagliato quindi sicuramente gli avrò detto ma non mi rompere i maroni anche di notte poraccio è una forza della natura insomma si, sì, sì, è unica, dai, non mi, non mi dite queste cose che mi impapero. Non riesco più a parlare C'è una signora che lei è morto, ha perso il figlio giovane. Mi sembra 25 anni fa, e lei ogni giorno piange per lui. Io le dico, basta, lo devi lasciare andare, beh, l'ha sognato dentro la bara colma d'acqua e lui che le diceva basta vedi che mi stai facendo ma niente le continua purtroppo allora è un discorso estremamente complicato Gabri perché perché è vero che quando noi rompiamo le palle, nel senso vero della parola, io non parlo mai in maniera mistica, eh, prendetemi per buono, io parlo proprio terra a terra, mm, per me un, un, un defunto è come un vivo, infatti come dicevo prima, se c'ho da mandarlo a cagare, lo mando anche a cagare, senza problemi. Non sono molto mistica in queste cose. Ecco, però, diciamo che eh, il ragazzo ha ragione, perché probabilmente la madre è Un continuo dirgli: fatti sentire, fatti vedere, non vivo senza di te. Vieni, mi sogno, vieni qua, vieni là. E in quel modo le energie gliele consuma tutte. Poro Cristo. Quindi ha ragione a fargli vedere che c'ha la bara allagata, come per dire: basta, le tue lacrime mi stanno sotterrando ancora di più. D'altra parte, però, il solo pensiero di sopravvivere al proprio figlio. Credo che per me sia la cosa più infernale che possa esistere. Per quanti dolori ci possano essere nella vita di un essere umano, la morte del marito, la morte della moglie, la morte della mamma, la morte della nonna, la morte del gatto, del cane, del topo, del criceto che possono farti soffrire fino all'infinito, non sarà mai come il sopravvivere da parte di una madre al proprio figlio. Credo che sia il dolore più assurdo che una per, credo per fortuna, perché per fortuna non l'ho mai provato e spero di non provarlo mai non sono scaramantica ma in questo caso ci stanno ma ripeto, immaginarsi un dolore del genere non, non me la sento nemmeno di criticare il fatto che appunto continui a piangerlo perché anziché continua a vivere Io non so nemmeno come facciano a volte certe persone a continuare ad andare avanti dopo una cosa del genere. Col mio carattere, eh? Col mio modo di pensare, ci sarà rimasto malissimo. Sicuro non so neanche chi fosse, ma si è beccato un lancio di cuscina, presumibilmente, anche un vai a cagare. Perché se mi svegli di notte mentre dormo, ti mando a cagare anche se sei il papa reincarnato. <ride> Però se a te viene a mancare una persona cara, almeno puoi vederle e parlargli. Ma tu vedi solo quelli che sono rimasti bloccati? No, Anton, non ce n'è bloccati. Quelle sono dicerie che si inventano qua, i vivi. La quarta dimensione animica è sovrapposta alla terza materiale, quindi in realtà loro sono sempre in giro intorno a noi. Poi ovvio, molti... Continuano i loro percorsi, si addentrano all'interno della quarta dimensione, quindi si allontanano dalla fascia di confine con la nostra terza dimensione. Continuano la loro esistenza. Magari decidono di andarsi a reincarnare in un'altra vita e quant'altro. Altri invece rimangono, diciamo tra virgolette, in giro, ma semplicemente perché la quarta dimensione è qua, è sovrapposta alla nostra, ma è sempre qua. Non è che in un altro posto dove devono andare, non ci sono le porte di luce e i cancelli di San Pietro. Quindi, indistintamente, quelli che gironzolano, li vedo tutti. Addirittura, alcuni io li vedo e loro non vedono me, quindi non si accorgono nemmeno che io li sto vedendo. <ride> Tanto per dirti, perché fanno i loro percorsi, vanno per la loro strada. Comunque, in generale dei miei ne ho visti proprio pochi eh? è più facile che vedo tutt'altro tutt altre persone tranne che i miei sei unica proprio per questo simpatica e se spiegare con semplicità e simpatia mm. sai cosa mi aiuta in questo caso qui è vero mi aiuta proprio mi aiuta tanto il fatto che essendo nata così e non avendo avuto un'educazione che ti inculcava altre cose, a me mi hanno lasciato fare quello che mi pareva, quindi se io ce volevo credere erano affaracci miei, nessuno mi ha detto di credere in Dio, nessuno mi ha detto di credere in Che e nessuno mi ha detto di votare destra o sinistra. Allora cosa succede? Sono cresciuta abituata a questo mondo e per me questo mondo è normale come un altro. Non ci trovo quel misticismo fantomatico che si inventano in giro per fare i santoni, per fare i guru. No, non c'è tutto questo misticismo. Mia nonna, era mia nonna quando era viva, da morta ha lo stesso caratteraccio che aveva da viva mia nonna non è migliorata perché è morta non è diventata una santa non è diventata nemmeno l'angiulette <ride> è sempre mia nonna caratterialmente parlando quindi mh, ecco io tutta quella ossequiosità certo il rispetto per chi ha perso qualcuno assolutamente ma l'ossequiosità verso l'entità defunta non ce l'ho <ride> Perché per me il vivo e il defunto ammazza ammazza la stessa razza, sempre lui eh. è. C'è stato un periodo che in casa mia lo spirito di un gatto che vedevo come una sagoma piccola scura con zampe e coda, sono sicura che era un gatto. Quel gatto l'ho visto la prima volta nella pizzeria di un'amica due giorni prima, forse mi ha seguita a casa, sì. Specialmente gli animali... Le anime degli animali lo possono fare o perché ti trovano simpatica o perché gli gira di seguirti. Io mi sono tenuta in casa in giro per giorni un barboncino nero. Io non ho mai avuto cani in vita mia. Io sono gattara dentro e fuori, ho sempre avuto gatti. Cani mai avuti mi piacciono, ma non fanno per me perché sono troppo scomodi. Io sono pigra come la cacca e non ho voglia di uscire, portarli fuori, lavarli e via dicendo. Invece il gatto è autonomo, dorme nella sabietta mangia quando gli pare e non rompe le sacchette e quindi i gatti di adoro, con i cani mi piacciono tanto ma dei loro padroni che se li tengano loro <ride> e eppure ho avuto questo barboncino animico in giro per casa che saltellava in ogni dove me lo vedevo saltellare da una parte all'altra tutto felice scodinzolante ancora adesso non so chi fosse quel... a un certo punto poi ha deciso di e se ne è andato <ride> Ho visto che ti emozioni ti dico virgola No ho detto virgola ah! Ma hai fatto dire il segnetto malefico perché stavo leggendo e non ci ho pensato Ora divento rigoletto Vendetta tremenda vendetta vedrai Ma fatto dire la parolaccia mia nonna che ha vissuto la morte di una figlia lo diceva sempre, è il dolore più grande che esista. Esatto, io non oso nemmeno immaginarlo. I figli per le madri sono più del tutto. Esatto, è quello il fatto. Dani, la mia casa si chiama Segneto malefico. No, stavolta non lo ripeto. Perché vengono da te se non sono bloccati? Cosa vogliono? Ma loro tanto non gli potrei. Mm... Cioè, allora il discorso del. sta storia dell'essere bloccati, aver bisogno di aiuto non è vera, sono tutte balle. Sono uscite nei film come Ghost Whisperer, poi riprese dalla New Age che si è inventata robe, oppure dai farlocchi che ti dicono che tua nonna è bloccata e tu devi pagare tot soldi per aiutarla a liberarsi, o dalla religione, perché. La Chiesa vende. La Chiesa per dirne una, ma anche altre istituzioni religiose vende le messe di suffragio a pagamento per salvare l'anima della nonna. Quindi, alla fine sono tutte truffe. Loro hanno bisogno che noi li ricordiamo, conosciamo le loro storie, li pensiamo e anche, magari che parliamo di noi. Di, di loro agli altri, perché così anche altri li pensano. Il nostro pensarli, ricordarli, conoscere la loro storia, non piangerli, eh, gli manda delle vibrazioni che per loro sono energia, quindi servono esclusivamente a farli vivere. Noi, per sopravvivere, dobbiamo mangiare il panino loro per sopravvivere, le anime per sopravvivere, hanno necessità di assorbire energie queste energie le mandano i vivi infatti noi ci reincarniamo non tanto per fare le esperienze che comunque si sì, aiutano a evolvere l'anima e quindi a, a, a insegnarle altre cose ma è un aspetto secondario il primo aspetto è che noi veniamo in queste vite reincarniche proprio per... Se Seminare ricordi di noi negli altri, che un domani torneranno a noi come energie. Mi stai levando tanti dubbi, ne sono contenta, Antonella. Ho sognato la croce di Gesù Cristo, che l'ho visto cadere dal muro. Che significa? Guarda, Patrizia, io sono atea. E quindi per me tutti i sogni che riguardano robe religiose sono tutti meramente psicologici, quindi portati dalla nostra mente. Ma quando moriremo li rivedremo i nostri cari? Allora, questa è una domanda che mi fanno sempre. <ride> quando arriveremo a morire potremmo rivedere chiunque noi vogliamo. Poi... Che noi una volta di là abbiamo ancora voglia di rivederlo, non ce ne frega più niente di rivederlo è un altro discorso e dipende da mille mila fattori diversi, ma se tu una volta di là vuoi rivedere una determinata anima, quindi un'anima un che è stata una persona in vita... Basta che la pensi e ti ci trovi davanti Quindi puoi rivedere chiunque tu voglia Dall'animale Alla nonna a Persino il tuo cantante preferito Di là non ci sono persone famose E persone non famose È per forza che la lovi tua Tamara È diventata tua cugina con 4G Anche lei Hai assorbito parenti in ogni dove sono d'accordo, ho visto questa cosa. Mamma ha perso una figlia a 12 anni e io ne avevo 8. Ricordo che tornavo a casa da lavoro e lei non c'era. Andava al cimitero e lei era seduta davanti alla sua tomba. Esatto, Gabri. E ripeto: io non ho mai nemmeno vissuto da vicino, nemmeno appunto in famiglia o da parenti, fortunatamente, una cosa del genere. Ma per me un... non riesco. Nemmeno a immaginarmelo e io sono una che normalmente prende la morte in generale, lo dico sempre, per me la morte non è una cosa brutta e la prendo sempre con estrema filosofia. Non sono mai stata triste e disperata. Sì, ovvio, quei tre minuti canonici sono umana, che mi manca un caro, anche a me scende una lacrima di nostalgia. A pensare a quando ci potevo parlare a voce, a quando potevo suonargli il campanello e lo trovavo sempre lì È ovvio, sono umana Però non ho mai avuto dolori strazianti Con nessuno, anche con mia nonna che adoravo, con la mia prozia che amavo la follia Mio padre è mancato che io avevo 24 anni Però non ho mai sofferto nel senso vero della parola Perché l'ho sempre vista come un, un ciclo normale che va avanti Eppure in un frangente come quello io non riesco nemmeno a immaginarla una cosa del genere. Ho vinto. <ride> Mi hai ucciso la Melinda. Eh, Ale è bella, lavora bene. La serie era carinissima. Era anche molto simile eh, alla realtà quando gli raccontavano quando apparivano eccetera. L'unica cacata che c'era era la stronzata della porta di luce. Ora vai. Quella era una cagata Perché mi fai la faccetta brutta Tu figlia sono indietro Lo so ma perché mi fai la faccetta mm. Buonasera Attilio Mi sono persa qualcosa Perché non vuoi dire Segneto malefico Perché il segnetto malefico La stregaccia malefica Me lo mette in tutte le aste <ride> E mi fa ammattire se penso che una persona si comporta male, non la redimo in caso di dipartita, non capisco quelle che in vita tirano accidenti al marito ogni tre per due, poi dopo che viene a mancare improvvisamente diventa un bravo uomo e viceversa. <ride> Guarda, quella si chiama mera ipocrisia e ignoranza, a volte umana. L'ho detto anche un po' di tempo fa, facendo un esempio. C'è gente che ha fatto le peggio cose, ok? Ma proprio a livelli di serial killer. E c'è gente che magari è stata criticata tutta la vita, ma non ha mai fatto niente di male, criticato da vivo, poi muore. E la gente, come attenuante per dire che era una brava persona, almeno un tempo usava, ti diceva: Ma che era tanto una brava persona, salutava sempre. E io più di una volta gli ho detto, guarda, mia nonna abitava sopra Minghella e Minghella tutte le volte che passava salutava sempre. Però era un serial killer, che vuol dire? Che salutava sempre: era una brava persona perché salutava. Non l'ho capita. La gente è ipocrita, a prescindere dalla gente in generale, ovvio, non il singolo individuo, ah, ecco con le messe di suffragio. Quando vedo che vogliono essere pagati, non l'ho mai capita. <ride> Credevo di essere genovesi inside, allora non è normale che se ne fanno pagare. Allora, Irene te la racconto anche meglio. Le messe di suffragio sono state inventate per salvare le anime dal purgatorio nella religione cattolico-cristiana. Peccato che il purgatorio nel librone, cioè nella Bibbia, non esiste. Non c'è mai stato. Se lo sono inventato nel 1200, 1100 qualcosa in realtà, proprio i cattolici, per poi metterci sopra le messe di suffragio e guadagnarci piccioli. Perché il purgatorio non c'era. Un tempo. Secondo la religione cristiana, che non ha niente a che vedere col cattolicesimo che invece è tutta fuffa, la religione cristiana diceva che c'era se sei stato buono, vai su, se sei stato cattivo, vai giù. Poi ci sono anche delle diramazioni diverse che dicono se sei stato buono, adesso vai in terra, ma poi un domani risorgi col corpo fisico. Se sei stato cattivo, vai in terra e poi non risorgi più e non c'è manco l'inferno, ma quello è un altro discorso. Ma il purgatorio non esisteva. Però si sono accorti i catto. I catto, catto si sono accorti: mondo cristiano, indo, buddista, ebreo, musulmano, così volevo fare un dispetto a Pamela. <ride> che con l'inferno e il paradiso non ci guadagnavano niente. Perché se uno era buono, e tanto era già in paradiso e quindi non servono le messe. E se uno era cattivo, l'inferno è eterno, eh! È per l'eternità quindi non ci guadagni niente e mettiamocela a una zona di confine che niente niente se paghi due piccioli lo facciamo raccomandare da san pietro che gli passa dietro la tunica le chiavi del cancelletto alla fine no eh. in fin dei conti il cattolicesimo è nato in italia le tangenti anche buonasera cinzia sono le 23 ah, Mi ha preso le veci di Maria Teresa Che adesso non può venire ad avvertirmi Perché lavora di sera Grazie figlia Soprattutto dopo la canzoncina del mondo Buddista e musulmano L'ha fatta apposta a dirmi che era le 23 Mi vuole cacciare via Una volta dell'anni Le anime che vuoi vedere come dici tu Le vedi anche se intanto si sono reincarnate Sì ti spiego perché Enrica in maniera molto sintetica perché è un discorso veramente lungo, ma in realtà, una parte della nostra anima che in spiritualismo viene chiamato il nostro sé superiore, è sempre nell'oltre anche adesso è di là, il mio sé superiore è là mentre il mio sé interiore è qua. Per questo. Alcuni asceti attraverso certe meditazioni possono scoprire cose del futuro o altre cose ancora, perché riescono a collegarsi al loro sé superiore e quindi a sapere tramite il loro sé superiore, quindi di se stessi che sono di là, il pezzetto che è rimasto su, <coughs> determinate cose che una persona comune non potrebbe venire a sapere. Quindi tutti noi in realtà siamo di qua, ma siamo anche già e sempre di là. Però è un po' più complessa, ma ripeto, è lunga da spiegare. Comunque ho fatto <coughs> diversi video dove lo spiego bene sul canale YouTube. Se mi cerchi su YouTube, Molina Rosveva, trovi tutti i miei video e in diversi ho parlato della questione animica, dei legami con l'oltre e via dicendo. Perché ce l'hai con me? <ride> ho sonno, <ride> mi fa morire. Sì, però non potrebbero essere già incarnati? Parlo di quando si è di là e si vuole rincontrare una persona che vorremmo rivedere. Se, se sono già reincarnati? L'ho appena spiegato, Irene, ma a parte questo, perché ho letto tardi, ovviamente. La tua. Tu devi considerare che di là il tempo non esiste, quindi non esiste un già o un poi. È tutto nel qui e ora. Il passato, il presente e il futuro sono tutti insieme. C'è un modo per interagire con loro? Personalmente io sono contraria a chiamarli, a cercarli. Quindi non faccio nessun tipo di chiamata, non cerco il determinato defunto, eccetera. Chi ha la medianità aperta ha modo di sentirli o di vederli o di sognarli, eccetera. L'unica cosa che può funzionare e che non gli crea problemi a loro è quella di tentare con il sogno lucido. C'è tutto un esercizio da fare. Per poter entrare in sogno lucido e attraverso il sogno lucido si possono incontrare senza creargli nessun problema e quindi potergli parlare. Però è lungo da spiegare anche questo, anche in questo caso sul mio canale YouTube c'è proprio un video che si intitola Il sogno lucido di Molinaro Sveva e lì spiego tutta la tecnica per riuscire a entrare in sogno lucido e a potersi. Eh, collegare ai defunti che si vuole E non solo ai defunti Anche ad alcuni vivi a distanza Anche il mio è mancato quando avevo 24 anni sì, Noi abbiamo tante cose Simili io e te, A parte il segnetto malefico <ride> Manu buonasera No Pamela Sono le 21.15 una volta che non fiata, Daniela Arriva la cugina Lo sapevo io <ride> Brava penso come te fa finta di odiarla, ma oggi le ha dedicato una filastrocca. Ma non era mia, è quella di Gianni Rodari. Ma dai, la famiglia Punte Virgola è famosissima. Si studia in terza elementare <ride> resisti un'altra oretta per favore mi vuoi vedere morta anche a me vuoi vedere se esco dal corpo <ride> mi ho chiesto moltissimo del futuro pensavo mentisse ma situazioni mi hanno portato a credergli probabilmente ha um, un certo legame proprio rafforzato con quello che dicevo prima con il suo sé superiore Pazzesca questa cosa del sé superiore e interiore, molto interessante. Eh sì, è un altro dei motivi per cui è fondamentale la meditazione per riuscire ad aprire maggiormente i nostri orizzonti in tutti i sensi. Un mio amico quando gli parlo del rosario gli riesce il fumo dalle orecchie poi guarda il rosario lo trovo come una bellissima collanina ce n'è anche uno appeso là da qualche parte e comunque il rosario la religione cattolica perché ripeto nel cristianesimo non c'è il rosario ma i cattolici giusto per vendere anche due gettini oltre che per vendere le indulgenze hanno anche scopiazzato i mala Asiatici... E ci hanno creato il loro mala... Che è il rosario... E poi l'hanno venduto per guadagnarci due piccioli... Tanto per cambiare... Angela buonasera... Dola buonanotte a tutti... Buonanotte Lilli... Ma tu l'hai scritta... Quindi a Miss... Segnetto malefico... Ci pensi che stai affezionando... Non è che mi ci fai venire gli incubi tu... Quindi credi in un universo monistico sveva? In realtà io mm, sono legata alla multidimensionalità tra le quali anche eh, la dimensione animica assolutamente monoanimica tra l'altro, dove vanno tutti, tutti. Non c'è eh il buono e il cattivo, il bello e il brutto e il cattivo. E non ci sono dei di nessuna razza che ci amano tanto, ma così tanto da mandarci le locuste. Per fortuna non ci sono. Ci sono delle entità elevate che non fanno parte di quella dimensione, ma fanno parte della quarta, della quinta dimensione che è più alta e sono decisamente più potenti a livello vibrazionale di un defunto ma non sono eh, appunto divinità, anche se alcune di loro sono state nominate nel corso della storia con vari nomi inventati dagli uomini e presi come divinità, come angeli, come demoni, come altre tipologie di entità, così a seconda della fantasia della persona che li nominava, ma non sono dei e non c'è Nessun dio unico che ti detta leggi e ti ama così tanto che se non fai come dice lui ti incenerisce. <ride> Buonanotte, Stefi. <ride> Prego, Cristina. Ma quindi esiste il paradiso e l'inferno? No. Andiamo tutti nello stesso posto. Io dico sempre che madre Teresa di Calcutta se sta a fare una partita a scacchi con Adolf Hitler. <ride> mentre se pigliano un caffè al bar dell'oltre non ce n'è è tutta quarta dimensione le anime qui svolgono dei ruoli se io decido di fare l'esperienza l'ho detto prima ma lo ripeto per chi non c'era se io vengo in questa vita e decido di fare l'esperienza di essere uccisa da un assassino ci deve essere un'altra anima che ha deciso di fare l'esperienza di esserlo l'assassino, altrimenti non posso morire per mano di un assassino. Quindi sono tutti ruoli, sono interpretazioni che noi facciamo in queste vite allo scopo di portare avanti tutte le esperienze che tutte le anime, la nostra in primis e tutte quelle che sono legate a noi dalla ragnatela del destino, ad andare avanti a creare il loro destino materiale, poi si torna di là. Il film è finito, anzi la rappresentazione teatrale è finita, si spengono le luci, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè, le strade sono deserte, deserte, silenziose, soltanto una carrozza cicolando se ne va e finisce così, <ride> a pizza e birra, tutti insieme. Ma Dio potrebbe essere una divinità un po' egocentrica che in passato ha comunicato che mi sale tutto ha comunicato a qualcuno i suoi messaggi e magari è stato un po' travisato ma guarda gli ignostici per esempio narrano che un dio universale che non sapeva manco quando la terra perché non gliene poteva fregare di meno lui stava anni e anni di luce per i cavolacci suoi a giocare a ping pong contro il muro a un certo punto ha deciso di creare le galassie, questo secondo gli gnostici, e di metterci a guardia delle semidivinità autocreate da lui, quindi tra virgolette suoi figli, che ha chiamato eoni e li ha pioppati a coppiette, dicendogli vi ho fatto a coppie perché non potete fare come me e quindi fare figli da soli. Dovete per forza farlo il bambino deve avere una mamma e un papà non rompete i maroni però qua nel nostro universo nel nostro sistema solare perché noi siamo nati con un culo che la metà basta c'era un eone femmina perché sono sempre le femmine quelle che fanno casino eh? in qualsiasi religione vai è la femmina che fa casino nella cristiana è Eva qui è Silvia l'eone femmina che la mattina si sveglia col premestruo, incazzata come una iena, non si sa bene perché, e decide che se il grande padre aveva fatto i figli da solo, ci poteva riuscire pure lei. E quindi decide di non contemplare il marito appioppatole dal padre celeste, e di fare un figlio con se stessa. Ma sto figlio nasce male. Nasce storpio, nasce incazzato a bestia, nasce un mezzo mostro, Tanto, che viene chiamato Demiurgo. Il nonno, che non lo può vedere perché sto qua, è una schifezza che non ce n'è. Cosa fa? Lo prende, gli dà un colpone di rovescio e lo spiaccica sulla terra perché noi siamo nati con un culo così. Questo è arrivato qua, mezzo rimbambito per gli affari suoi, scacciato da tutti, trattato male anche dalle formiche e ha deciso che sarebbe diventato il dio di questo pianeta. Quindi, secondo gli gnostici, Yahweh, ovvero il dio della Torah, poi diventato Antico Testamento, alias poi diventata la Bibbia dei Cristiani, altri non è che il demiurgo, cattivo, storpio e anche un po' stronzo. Ed è una religione anche lo gnosticismo. Così, tanto per fare un esempio. Lezione di teologia stasera. <ride> si siamo tutti attori, pizza e birra mi piace. <ride> Ho già uscito umido e vetro. C'è ancora tempo. Oh, sono le 23.20, vi saluto. <ride> Un po' come i politici che fanno le scenate in tv e poi mangiano pizza e figli tutti insieme. Esatto. <ride> Mannaggia, avevo pensato... Prima o poi mi sono scordata. <ride> Ovvio non posso mollare ora, davvero interessante. È lunga la storia, credimi. E ce n'è tante le cose su cui riflettere proprio. Sei molto simpatica, grazie Anto. <ride> Guarda, io scherzando lo dico sempre. In questa vita... <ride> Terrene, bisogna anche prenderla un po' leggera certe volte e anche con un sorriso perché tanto da queste vite terrene non esce vivo nessuno <ride> 1920 volevi dire dai bravo tu che già ho tolto le cuffie subito appena ti ho visto apparire voglio l'applauso solo per questo <ride> E ti aspetto domani sera alla sagra della frittata. Vedi di non fare tardi. <ride> Ragazzi, comunque davvero, sono le 23:22, io devo anche andare a vedere un'asta che avevo da un'altra parte. Devo andare a mettere a posto, devo caricare sto video che sono 10 giga e rotti, mamma mia! Non ce la posso farcela. <ride> Buonanotte Sabri Buonanotte Fabiana <ride> Grazie Tanto domani qualche filmatino della Sagra Umma umma lo caccio da qualche parte <ride> Come no Irene stai brava tu una volta che non mi angusciano gli altri <ride> Belin come dici te <ride> Mio marito è ateo non crede a niente Quando morirà non penso di fargli un funerale cattolico Fai bene Patrizia, io anche non voglio nessun funerale, mi ci mancano anche i, i... i robi religiosi attorno, ma via, shop, pussa via. Non le voglio quelle robe, se non sono buttare via dei soldi per una cosa che non serve a niente. Ha ragione tuo marito, la mia massima stima per il Signore. Ma la frittata la fanno anche con le rane. Ma guarda che io le cosce di rana le mangio, eh comunque non ci trovo nulla di male notte fammi buonanotte antonella gabri di che buonanotte ma come con le rane vabbè voi discutete delle frittate di rana o meno io vado a nanna notte gabri notte a tutti anzi no No, le rane, no, ecco <ride> l'altra fase. <ride> Sapevo che arrivava la dea delle rane incazzata nera. <ride> Buonanotte, Ale. <ride> Buonanotte a tutti. Lunedì, invece, la live sul canale YouTube alle 21, e massacrate l'Ambrosia. Io lì sono innocente. Starò brava e gli leggerò solo le domande. <ride> Anche io le mangiavo le cosce di rana e avevo aiutato una signora a pulirle. La bimba, buonanotte, Tamara Enrica. Buonanotte, grazie, Irene. Buonanotte. Ci si vede, ci si legge. Se non ci si vede, accendiamo la luce. Lo so, è vecchia, ma fa sempre il suo porco, anzi, no, la sua porca figura. La battutaccia, notte, signora dei geneti malefici <laughs> <laughs> <Sei> <laughs> sempre <laughs> brevi <laughs>